Buonasera, buonasera, buonasera. Beh, volevo fare le Jet Sense. Buonasera. Grazie a Gradlal per la sub, a Lookpan per i 10 mesi, a Lino per essere finalmente connesso a questa connessione. Ma è mezz'ora che siamo qua, cosa c'hai? Vabbè. E l'ho fatto subito e tu non m'hai mica risposto subito. Come la mettiamo? Un tavolo buono che conosco. Mi sembra giusto. Ma certo. Sì. Tu devi essere Igor. No, si pronuncia... Grazie Ricky per il raid, a Roro per i 12 mesi, a Camilla per i 25, a Lindel per i 14 e il Desa per la sub. Grazie mille a tutti, ragazzi. Questa è casa mia. Io, guarda, oggi mi hanno tolto i punti. Ma il dolore non è cambiato, quindi non... mi ha detto che ci vorranno un bel po' prima che si risistemi del tutto. Come sto parlando da solo? Ah, perché voi non sentite loro, non sentite. Parla da solo. Che cazzo ve ne frega di sentirli? Ma il suo lavoro, il suo lavoro e fa così. Bravo, bravo, complimenti. Ma complimenti. Non per bravissimo. Molto, perché fra una settimana arriva il mixer nuovo e vaffanculo. Ah, e cambi lavoro. Esatto. Vado a fare DJ. Il fa il DJ. Sarebbe fichissimo. Sì, random diventi un DJ, te ne vai in giro per il mondo a fare la musica, bello. Mi tentate. Piripiripipi, piripipi, piripipipi. Rinnovate per il treno. Tutti quelli che, tutti i miei amici che sono andati grazie a fare Martin, musica elettronica sono finiti in Polonia. Ogni volta finivano in Polonia a fare i concerti. Come in Polonia va tantissimo la musica elettronica? Qui no? No, sì, no. Però vanno in Polonia, non so perché. DJ banjo. Oggi ho suonato un po' il banjo. Ah, come sta andando? E sto imparando. È difficile perché non ho mai suonato uno strumento a corda prima d'ora. Però okay, sto imparando. Beh, l'importante è che ti diverte farlo, anche solo strimpellare un pochettino. Sì, sì, sì. Cioè, è complicato perché devo allenarmi tutti i giorni. Oggi l'ho fatto, ad esempio, ad allenare la mano sinistra più che la destra per fare gli accordi. Non è semplice. No. La mia mano sinistra non esiste. Ciao, mia papà. No. Ma poi me lo fai provare un po', gatto? No. Vabbè, me lo compro. Apposta. Bravo. Hai la gelosia del banjo. Grazie pasticcio di ciccio per la sub. No, è che me lo rompi. Sicuro, lo tocchi, me lo rompi. E che c'ho, le mani... Ma se suonava la chitarra, suonava quello lì. Tu hai mai visto una chitarra intatta in mano a Lino? Sì. Ho visto smontarsi un ukulele. Ecco, e allora... Ma l'ho montato con le fascette, un ukulele, è normale che si smonta, tra l'altro, aspetta, faccio vedere. Vedi, quindi faccio bene? Cioè, scusami, in questo contesto, sbaglio io? No, però magari lui ti tira fuori una roba molto country all'improvviso, capito? Guardate, il manico è tutto tutto smontato, che palle. E giustamente con le fascette. Funziona. Oggi Kerem diceva che non ci sono giochi coop non horror, quindi io chiedo, anche se è preso, ci sarà una coop sul prossimo Pokémon? Che fatta? Bello. Veramente facciamo Pokémon in coop? Dai, siamo ridotti a così, a così. Io sono dubbioso comunque, secondo me non funziona. Ma com'è? Hanno presentato, dimmi qualcosa, io non so niente di questo Pokémon. Allora, prendi Arceus e buttalo via, perché è una beta. Ok. Invece prendi Arceus, è una beta, prendila come tale, il gioco completo. Ciao Cyber. Quindi è evoluto, ci sono le città, ci sono gli NPC, ci sono i colori, che non è da sottovalutare comunque, certo. Il fatto che ci siano dei colori in giro. I Pokémon con mito. Il mondo vivo, i Pokémon comunque camminano in combo, nel senso che se tu ne vedi uno a un metro, uno a tre metri più in là, sono in sync. Stanno ballando. Madonna, bello. Veramente? Ovviamente, quello certo. È open world e non è open map, che non è... Cioè, è proprio il gioco finale che doveva essere appunto Arceus, che era una beta. E in più hanno fatto vedere la coop. Ma che... coop, ma nel senso che sembra un po' MMO. Perché, allora, non è un MMO perché non puoi andare online con tanta altra gente... O almeno non si sa, non credo siano usciti dettagli a riguardo, ma nel trailer si vedono tre giocatori nello stesso mondo che vanno a cazzo ognuno dove vuole.
3 o 4? 4, scusate, 4, 4, il massimo è 4. Ok, quindi... È incredibile. Sì, ma come funziona per i combattimenti? Perché accetti anche la grafica di merda. No, no, ognuno si fa i cazzi suoi. Ah, bello. E la trama? Quale? Adesso però mi stai chiedendo tu dopo, non ho idea. Non capire se non anche... Non lo so. Ma è già tanto che hanno fatto vedere quella roba lì. No? Non lo so, non so niente. Non so nulla perché hanno fatto vedere. Cioè, hanno fatto questo trailer tutto figo. No? Fanno vedere questi quattro che si incontrano dal benzinaio. E poi non è che vanno insieme all'avventura, ognuno va per i cazzi propri. C'è quello che va in montagna, quello che va al mare, quello che va in mezzo alla neve. Ho capito. E quindi è per quello che dico che è MMO, perché ognuno va a fare il cazzo che gli pare sostanzialmente. Vabbè, sai che c'è qualcun altro con te, ma non interagisce. È un'esperienza condivisa, bella, ma non la stessa. Bello, sì. Strano, no? Però io spero non facciano come... Grazie Luca per il suo tier 2. Fallout 76, che quando vai a fare le quest sono istanziate uno per volta. Po' strambo era Fallout 76 quando hanno aggiunto gli NPC, però ma è diverso, però lì attenzione, era una molti più giocatori, qui sono quattro. Sì, però dico per la trama, no? Già sono troppo quello. Per la trama, come funzionerà? Se parte la cinematica, uno parte a tutti. Per far partire la trama devono essere tutti sullo stesso punto, cioè, però, oppure scusami, è se solo ognuno va dove Secondo me è solo esplorazione. Perché se uno può andare dove cazzo gli pare, come puoi portare avanti la trama? E ti fai raggiungere, dici dai, andiamo avanti con la trama, tornate qui e andiamo avanti con la trama. Non può andare avanti con la trama se non ha gli altri due, gli altri tre vicini? Ma mi sembra strano. Mi sembra strano un gioco dove tu puoi andare avanti nella trama senza che gli altri vadano avanti nella trama. Cioè, oppure come di Esle, invochi. Da sito, l'esplorazione è indipendente dalla trama e puoi viverla come quando vuoi. È quello ok. Quindi, la mia domanda era sulla trama. Quindi non c'è. Mi sa che non ha un po' la trama. Quindi non si può fare trama? Dice. Quindi è completamente inutile. Vabbè, gli fai vedere i Pokémon. Fai lo showcase dei Pokémon. Cioè, scusami, tu puoi andare in giro. La sfilata. Esatto, fai la sfilata di moda su Pokémon. Bellissimo. Faccio vedere il mio Pokémon. È come andare originale in giro su Sea of Thieves senza fare le quest, praticamente. Esattamente. Immaginavo la stessa cosa. È quello che non capisco. Cioè, catturi Pokémon insieme, però non sì, puoi... sti cazzi. Forse. Secondo me lo catturi, ma lui vede sempre lo stesso Pokémon. E lo può catturare anche lui. Cioè, praticamente dico. È l'equivalente di quando con il jumpscare del menu. No, ho capito che ci sono le palestre in giro e puoi scegliere quale fare, ma se non lo puoi fare, cioè, se nell'online c'è solo l'esplorazione, no. Ma come GTA, Jeremy, non è vero? GTA ci ti fai tutto, cioè nell'online tutte le missioni, GTA tutte le puoi rapine fare. Puoi fare tutto quanto insieme. Sì. No, più che altro è l'equivalente di quando alle medie Pokémon, avevamo il Game Boy e giocavamo a Game Boy Blu al Pokémon Blu tu tieni a fianco e poi mettevi il cavo e... Ma che ne sai che ci sono l'esplorazione? Era scritto prima coso, Kleblitz, che ha scritto da sito l'esplorazione è indipendente dalla trama, poi puoi viverla come quando vuoi. Da questa affermazione qua è roba presa dal sito e come la interpreto? Ma sicuramente faranno comunque un video dimostrativo del multiplayer, non è che lo scopriamo quando esce, credo, spero. Non lo so. Cioè, io mi sto basando su quella scritta lì. Poi adesso Se mi fai il gioco cop, voglio fare anche la storia. Però visto che non sono riusciti a sincare in modo diverso l'animazione dei Pokémon, ho dei dubbi che riusciranno a sincare il multiplayer con le istruzioni video. Ma come funziona? Come fanno? Non lo sanno fare. Cioè, scusami, possibile. Le palestre sono la progressione del gioco. Se tu non la metti, come funziona? Me lo metto nelle palestre. Non ci sono le palestre di nuovo? No, ci sono le palestre, però puoi farle in ordine come fare ti pare. Cioè, sono tutte allo stesso livello? Puoi... Aumentano in base al tuo? Oh no, che brutto. Non lo so, mi chiedo per quello. E Skyrim diventa. Bello, non ho idea. Skyrim. Vabbè, raga, ma tanto... Forse mi sono spiegato male. Il sito dice che ti puoi esplorare il mondo indipendentemente dalla trama. Cioè, non è che puoi esplorare il posto solo dopo un certo punto. No, ho capito quello che dici, però... È difficile comunque fare una progressione per un GDR a turni online. Madonna. Quello che non capisco, cioè, va bene esplorare insieme, che quella è la parte più facile, ma poi, quando devi fare le palestre, quando devi andare avanti nella trama, perché sicuro ci sarà una trama, non credo sia... questo è poco, ma sicuro. Vabbè, no, era curiosità mia, perché ho visto che gli ultimi Pokémon erano abbastanza story heavy, e quindi ho detto se c'è la coop... Che non lo sono tutti...
Ma lo sì? Sarà. No, è vero, c'è la lore su tutti i Pokémon. Però il problema qui è il fatto che io possa fare una palestra fare prima di un'altra, e allora la progressione come funziona? Questo è un gran quesito, più della co-op quasi. Perché io molto probabilmente non lo giocherò in co-op, quindi come funziona? Io probabilmente non lo giocherò proprio, forse, sa? Oppure io ogni anno li compro, ogni anno li mollo. Sì? Fai bene. Dovrebbe ma che essere come spada e scudo, ossia a me diverte vedere solo i Pokémon che sono esplorati insieme agli altri. No. Tipo zona di caccia dove vai lì e prendi sì. Pokémon in pratica. Tipo le zone selvagge. Sì, però quello che hanno fatto vedere il trailer non è quello. Se poi dopo quello che hanno fatto vedere il trailer era... cioè sembrava una roba veramente profonda. Se invece devo andare al laghetto con gli amici e basta, anche Fede può essere. Vedi, quello che dice Saidonia è che le palestre scaleranno col tuo leveling. Sì, quello che dicevamo. Però così orrendo, okay. Scusami. Cioè, il leveling basato sul tuo livello, quindi appianare sì. Tutto il mondo, è orribile. Sono i pregi e i difetti dell'open world, cioè come fai se no? Vabbè, lo fai al Dark Souls, no? Che vai lì e ti arano. Però il Dark Souls non è bello, level lock. Sì. Cioè no, non è level lock, tu le puoi fare anche a livello 1. Devi essere perché solo lì molto c'è bravo. La skill, certo. Ma lì è combattimento skill. A turni che però tecnicamente se tu comunque vai in una determinata zona ti arano, se vai da un'altra no. No, però non il mondo non livella con te. No, scala, no, fa quello che non puoi, scala, ma... però se tu vai da una certa parte rispetto a un'altra, sei più avvantaggiato, perché comunque c'è una progressione. Sì, e ci sono nemici leggermente più scemi. Esatto. Cioè, o fai così, nel senso che entri in una palestra, siamo tutti al 70, e tu sei con lo starter. Livello 20. No, al 5 che l'hai appena preso. Se lui ti dice che puoi andare ovunque, puoi andare ovunque, ma è bloccato col livello, quindi appunto tu vai... voglio andare nella palestra di pietra, vai nella palestra di pietra ed sono tutti al 70, dici allora non vado qui. Per me sarebbe figo così, sai? Preferirei molto di più questo ma rispetto certo, al leveling. È come, dovrebbero essere i giochi di ruolo. Cioè, tu vai in mezzo al boschetto dove ci sono i Pokémon cazzuti, ti ammazzano. Sì. Perdi proprio. Sarebbe figa così la cosa, non livellato alla Skyrim, che comunque aveva il suo senso. Livellato alla Skyrim, però i suoi anni. Stanno piano piano andando a scemare i giochi livellati. No, perché certo, appunto certo. È bruttino, secondo me. Vai dove non devi andare, ti arano. Il problema è che questa cosa sì, qui, anche, soprattutto in un gioco a turni come Pokémon GDR, e ti ammazza l'esplorazione, perché è chiaro che non può succedere. Cioè dovrebbero dare un elemento di abilità, nel senso che tu sei al livello 5, ma puoi essere abbastanza fenomeno da catturare un Pokémon al 50. E come okay? Fai? Dici come non Star lo so. Souls. Esatto, però l'abilità puoi farlo. Però come fai? Effettivamente non è semplice. Sarebbe figo. Immagini se tolgono i livelli. Bello. Tolgono i livelli. Potrebbe piacermi. E che cazzo ci capisci poi? Che puoi capire? Non lo so, non lo so come fai per un gioco a turni togliere i livelli, quindi. Ma togliamo anche la parte a turni, così forse non è un bel gioco, no? Scusate, ma togliamo tutto, andiamo in giro e basta. No, giochi il Pokémon, effettivamente sarebbe bellissimo poter essere il Pokémon, no? Non lo so, cioè, non nell'esplorazione lo so. Sei l'omino scemo, poi quando lanci la Pokéball diventi il Pokémino e c'ha le tue abilità, utilizzi tu, dici sì. Diventa un gioco di lotta. Sì, chi è che vuole fare l'allenatore dei Pokémon? Voglio fare il Pokémon, voglio fare l'ippopotamo bellissimo che prende a sberle gli altri Pokémon, quello voglio fare. Comunque però parlo da uno bene che non... di questo gioco, che stiamo parlando di Pokémon, pensa. Madonna. Pensa abbiamo voglia di Holly allora, Purge. Io lo stavo aspettando tantissimo, no, di questo gioco. No, giuro, ieri sera ti volevo scrivere all'1:30, guarda che è uscito l'aggiornamento. E ieri sera ho giocato un gioco di merda e l'ho finito. E ho detto, vabbè... Backroom, sì. Che idea di pelle, gatto. Ma ti giuro, delle recensioni incredibili quel gioco. Ma perché è il classico gioco col mostro pisello e quindi bello, no. Ma non lo sapevo del mostro pisello, in mia difesa, non l'ho scelto. È fighissima stato un mea culpa. La cosa dell'audio, bella. L'ho tolto. Bravo, gatto. Se no come fa? Cioè, sono in live, cioè. Ma quello è il bello che viene, mi sono divertito solo per quello. Poi l'ho alt F4 perché mi sono rotto i coglioni. Io l'ho finito però, scusami. Ma dai, ma come l'hai alt F4? Ma scusami, c'è il mostro pisello che ti rincorre, che ti dà due sberle e ti ha tolto tutta la vita e ci sono tre salvataggi in tutti mesi. I giochi. No, te lo giochi tu e chi l'ha creato quel gioco. Che non vuoi esistere. Allora, c'ha ragione, perché tu non vedi niente che è tutto blurrato, censurato. Bravo. Sembra un hentai.
Cioè, tu devi raccogliere degli oggetti. Io non ho capito che oggetti. Mamma mia, la trama è fighissima. Ma è che ormai non posso fare spoiler, ma la trama. E la trama. Jumpscare. Ma che cazzo è sto? Sceso? Ha ululato un lupo. Sì, ma non solo. L'hai visto il fantasma che passa e fa bordello? Ma tantissimo. No, bordello. Io sì, ti do. Adesso vedrai. Se hai quel volume lì, ti spacca le orecchie il gioco. Guarda. O sto io. Vediamo, Malek. Mm-hmm. Sì, io, sicuramente non io. Esorcismo. Comunque. Facciamo che è quella nuova, ovviamente. Parlavamo di players. Backroom 1888, una cosa del 1998, genere. 1998, che 1888? Un 8 c'era da qualche parte. Idea ma se c'era, se ci sono gli skater con la telecamera, che 1888? Io non vi vedo. Oh, mi è partita la trama. Che succede? Beh, fermi. Che succede? Vabbè, no, solo tu, non mi invitavo. Ma perché chiuso il gioco? È prossima volta di Barry. Ma che è successo? Ma cosa streamava Task che si ma veramente sempre? Ogni 5 minuti ma che lo apre? Mamma mia, fastidiosi, adesso lo chiudo. Che piccolo. Comunque è veramente un peccato quel gioco. Peccatino, non l'ho visto Modern Warfare 2, visto che Karim ha detto che è il gioco più bello che abbia mai visto in vita sua. No, era carino il reveal, però boh, è la trama. Nel senso, hanno fatto vedere il trailer di trama classico. Che se è metà bello quanto Modern Warfare 1, sono contento, perché è stato incredibile la campagna di Modern Warfare. Allora. Mortacci loro la chiamano Modern Warfare. Allora, c'è multigiocatore già infatti non stavo capendo. Cioè è un gioco già che era uscito. No, è un nuovo. È il nuovo Modern Warfare 2, sì. È il seguito del nuovo Modern Warfare. Ma c'era già, scusami, il Modern Warfare 2 Sì, ma certo che c'era già. E quindi vabbè, non faccio domande. Hanno fatto il reboot. Non posso invitarvi. Ok. Come non ci puoi invitare? Via il gioco, non posso neanche. Ma com'è che lo devo vedere? Gioco. Sì. Ah, fate trova gioco, vedete? Mettiti online, però, gatto, sei online. Sono online, certo. Per una volta okay. Che lo so. Iroza non sei, Bordox non sei. Ho cliccato Atrio. Guardami. Io Iroza e Atrio e All, è giusto? Sì, Iroza e Bordox. Giocatori 3. Lobby ospitante. No, aspetta, mi ha rimandato Donata. Oh, ma che cazzo di menu sono? Ma cosa si capisce? Allora, Atrio, che Atrio? Invita gli amici! Attenzione, c'è! Ok. Invita. Ma che fatica! Grazie, gatto, ma dove sono finito? Ma quanti menu ho dovuto aprire? Perché giocatrici poi? Perché ma chi è sta gente? Join. Non mi è entrato. Eccolo. Clicca sì, no, join. Ti vedo. No, ok. Ecco, okay. Ma siamo tutti più uguali. Posso cambiare le fantezze? Impostazione della partita. Normal. No, sì, la mappa Exorcisms. Allora, visto che me lo stanno chiedendo, te lo chiedo a te. Vuoi fare la stream squad oppure ci voglio... Manda, dai, manda. Manda, ecco perché andavo, devo chiedere questa cosa. Aspetta, tu sei aggressivo, ti ha risposto male? No, no, manda, ma sono aggressivo per il gioco, mica per lui. Dove ci mancherebbe un pezzo di pane, Lino. Un pezzo di pane. Ad avercene come lui. Pezzo io ho visto una clip di Lino e la volevo mandare ai carabinieri. Perché? Cosa è quella clip dove tu hai letto male il titolo del gioco e poi l'hai salutato. Cioè, tu sei talmente tanto abituato a leggere male i nomi di chi è in chat che quando hai letto male il gioco il cervello ha detto ah, è il nome di un nuovo sub e l'hai salutato. Guarda che c'hai il cervello smontato ormai. Mamma mia. È completamente... Ho riso tre quarti d'ora da solo. Ogni tanto quando arrivo in chat faccio grazie mille per cosa, non sono salutato. Allora, allora c'è da dire che da quando hanno aggiunto la feature ha scritto per la prima volta in chat è un problema. Ciao Albin. Che? Leggere la chat. E tu non ce l'hai probabilmente perché... No, io ce l'ho, però è molta poca gente, perché sono i nuovi sub da me, quelli che scrivono per la prima volta in chat, quindi non sono tantissimi. Ciao Metal. Buonasera. Sì, vabbè, pure non capita molto, molto spesso, però sì, è un quadrato gigante, incredibile. Allora, ciao Stroberry, atto? Buonasera. Sì. Anzi, mutato, scusami. No, mi senti? Sì. Adesso sì, non ti abbiamo sentito. No, non ho parlato, non ho detto niente. Però mi sentite? Ah, ok. Non ho parlato, stavo aspettando. Succede? Grazie che ha tomato per 56 mesi. Partiamo? Ti sento male. Perché deve parlare in game sto stronzo? Scusatemi, ora mi sentite? Hai toggolato, sì. Hai toggolato. Ora mi sentite bene? Sì, ha toggolato.
Però, ciao Living, a dopo. Però posso dire una cosa, cioè se tu premi V, almeno dammi un avviso a schermo che mi faccia capire che sto parlando. È vero, effettivamente. Maledetto lui. Va bene, io ci sono. Tra l'altro, possiamo partire? Sì. Vai. E che fatica. Io ti ho accettato la squadra, E pure io, l'ho partita. La famiglia è preoccupata per la loro figlia. L'audio è devastante. Ma è spoilerato. The Vatican in Greece. Mi sono perso qualcosa. Il Vaticano in Greece. Ma è quello di. È anche quello di A Search for Fran. Bravissimo. È sempre lui. Questo suo autore. Hanno mandato una. Bellissimo questo gioco. Mi sono già innamorato. Your team is to investigate a demonic presence. Sì, demonia che è presenza. Ma cos'è? Ma una Barbie lì sul letto? Ha inviato una monaca per dare aiuto. Ma quanto indietro? Sì, io ho già finito il gioco. Cosa c'è? Rimbaccio, ma rimbaccio. Signora, ma è una candela con le radici. Ma cos'era questa cosa? Oh madonna, il mirino è una croce. Devo sistemare tutto. Ma tutto proprio. Io sto bello. Mi confermate se qualcuno la vede? O se l'ho inviato a qualcun altro? La signora? La stream squad. Per quanto sei inquietante, cane di merda. Grazie Ciro, a posto. Ma scusa, ma è piccolo. Dai gli baci. Cosa mi fissi? Non mi fissare. Vai. Come va, Lino? Come sei bello, cari. Gatti. Non riesco a salvare i controlli. Come si salvano i controlli, secondo voi? E lei no, volevo salvare la sensibilità più bassa, ma non c'è salva. A me va bene. C'è applicare in basso a destra. Non c'è. Come no? Te lo giuro su Dio, non ce l'ho. Ah, non c'è in controls, hai ragione. Benissimo, allora niente. Oh, vale. Già sento qualcuno che ha urlato. Era Sif. Ma credo fosse Sif. Esattamente. Mi fate ridere che c'ho la bronchite. Però non è vabbè. Allora, gioco. Adesso lo scopriremo, Alicar, perché non ricordo. Volevo togliere non c'è il motion blur, quindi niente. Volevo toglierlo anch'io, ma niente. Allora, se premo uno non succede niente. Dovrebbe uscirmi la croce, quel piccone lì, che cos'è? Probabilmente perché siamo fuori, dobbiamo parlare prima con la signora. Comunque tu e il tuo team siete stati inviati per investigare le attività demoniache in questa casa e fare l'esorcismo. Va bene, noi siamo qui. Perfetto, grazie. Ma gatto, andate avanti voi che streamate, va. Andate avanti voi che streammate, senti il coraggio di un uomo. Lui non lo fa più. Vai, Cardinale Linus. Grazie, Raffi. Non esiste. Ma parla con mi parla. La non sister Lun Visola. I must get some rest. Be careful. Buon riposo. Si deve riposare, sì. Sì. Ma perché non so più fumare? Ma perché c'hai i gomiti infilati dentro la pancia? Ecco qua. Vai, Linus. Ecco qua cosa. Vado. Buonasera. Che bella mamma e l'arco, tutta sta roba. Gatto, non riesco a entrare. Un attimo. Grazie. Allora, bello che pattinate, comunque complimenti per i vostri piedi. Stai zitto. Allora io prendo la Celtic Cross. Niente, sei incazzata. Ma com'è? Allora prendo la Holy Candle. Aspetta, però dovete leggere cosa fanno, Allora la Holy Candle ti fa vedere i messaggi dagli angeli. E una volta che li trovi e poi cerchi questi messaggi nascosti e trovi gli spiriti demoniaci. Ma come fai a sapere queste cose? C'è scritto sui fogli. Sono 30 fogli ci sono. Ah, mamma mia. Vabbè, io prendo il croce. L'energia demoniaca può essere vista dalla videocamera. Devi focussare e fare le foto. Il flash will shock the evil presence. Attenzione. Però può essere pericolosissimo, Cos'è? Dov'è il foglio del rosario? Sento degli insetti. L'Holy Water dice, tira l'Holy Water alla presenza demoniaca e lo scioccherà fuori dal nascondiglio. Scusa, io ho preso il rosario, ma non ci sta shit che fa. Aspetta. Prova a leggere bene. Prossimo ban, Gabriel. Water. Ok, questo non ci interessa. Energy game. Ok, io prenderò la macchina fotografica, Ho perso la Holy Candle, come la tiro fuori? Focus on energy, take picture. Ok. L'ho persa anch'io. Okay.
L'ho perso anch'io. Come hai fatto? Sì. Niente, devo aprire il menu e scrivere. Tasto destro hold. Ah. Però ho premuto uno e me l'ha tolto. L'hai tirata fuori. Ho combinato. E dai, Lino, porca puttana, però. Prendi la Holy Candle, prendi. E non si vede nulla. Abbiamo una croce dietro, però, nella fondina. Oh, bestia, ragazzi. Ho preso la macchina fotografica, non lo fate. Prima. Ok, ho preso anche la Holy Candle. Perfetto. Credo che il rosario serva solo quando dobbiamo... Ma come camminiamo con la capicola? Come salta? Vabbè, ho capito, l'uomo ragno è arrivato. Buonasera, siamo felici di essere in questa casa. Festeggiamo. Mi piace che la nostra attrezzatura fosse già dentro la casa. Mamma mia, prima questi piedi. Oh no, dobbiamo trovare le chiavi per aprire le porte. Ah, Sciala miseria. Per karaoke con rosario, esatto. Apro, non si può. Ma allora, ti prego, gatto! Ma guarda che camminiamo proprio scemi. Ti prego, cammina di nuovo come stai facendo prima. Ve lo dico io che cos'è. Adesso, senza dirvelo, guarda. Sei Massimo Boldi in Natale 2000. No, 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 riprova. Ascolta cosa canto. Ta, no, è la sigla Cosby. È la sigla sì. Oh no, è vero. Ragazzi, qualcuno ha aperto l'acqua, giusto per dirvelo. Cosa ha aperto? L'acqua. Vabbè, balliamo. Non lo so, ho sentito dell'acqua. Hai ragione, sì, anch'io. Sei cagnolino. Sì. Adesso devo fare tutto lo sguardo su, birro. Per sempre. Che poi adesso è associato allo stupro, non è più divertente. No, no. Che cazzo ridi, poi? Sì. Vai su, Lino, per favore. No, sì, andiamo qua. Non si è tutto chiuso. Le porte sono hallway key. Cosa vuol dire hallway? Ah, hallway. Corridoio. Che cazzo. Quello, è arrivato l'inglesista qua. Non sa hallway. Allora, qua è tutto chiuso. Ma scusa, ma questo qua non è Detective di Heavy Rain? Un po' sì. Ma tantissimo proprio, guarda. È il Detective di Heavy Rain. Ma questo... C'è qualcuno che sta facendo la lavatrice qui. Mi ricordo una persona, ma è meglio che sto zitto. Ma come cammina? Ma non può essere così tutto il gioco, scusa. Allora, prima c'era un dito gigante lì so. Una chiave enorme, ciao, amici. Lo prendo, in il room. Si cena. Prego, un altro rosario. Piri. Che c'è per cena, tesoro? Fermi. Chiami i ragazzi. Ma lì c'era una... Vabbè, un vervotto proprio, non ci andiamo. Chiudo che di nuovo. Cosa, che cosa? C'è un'altra parte della casa, si può andiamo, salire? Andiamo. C'è un'altra parte della casa, beh, sì. No, ma forse è dove siamo saliti. Non ma perché so. Non so chi siete poi? Io ho trovato la diner key, Ma da questi suoni tremendi? Fermi un libro, lo leggo. Io sto morendo. Sono stato inviata dalla... Non si può lavorare qua, Non si può lavorare. Allora sono stato inviato qui per prendermi dalla chiesa, per prendermi cura della teenager e assistere la madre. La figlia è diventata instabile e dorme poco e non mangia. Sì, è un esorcismo, sì. Di solito, mentre dorme, cammina per strada. C'è lui che sta parlando di roba drammatica e tu Vabbè, comunque si era diventata violente, cosa? Gli dobbiamo fare un esorcismo. O esorcismo. Sì, è la bella bambina impazzita. Esattamente, esatto. Ma bravi, bravi. Grazie Rattiger, grazie Cecchino, io sto morendo. Abbasserò, cercherò di muovermi potete poco. Potete camminare per Binch all'indietro, grazie. Vai. Piri. Che cazzo? Oh, c'è un telefono che fa Sentite? Sì. Allora, mi sa che si va per chiave per chiave. Vai, chiaviamo. Aspetta, qua c'è un'altra porta. Vediamo se le porte questo qua sono tutte col gatto. Vai. Col cane, voglio dire. Aspetta. Vabbè, gatto, cane, sembra un animale. You didn't finish the game? Aspettate che c'è Sif che... Allora, prima, stamattina, mentre caccavo... No, è un rosario. L'Ale ha buttato dei bocconcini e uno è finito incastrato nella sedia. Ora la mia sedia purtroppo profuma di bocconcini di Sif. Buono. Ed è qui col naso che mi sta tamponando. Però hai rotto il cazzo, tesoro. Vai, fuori dalle palle. Ciao. Povero Zip. Wow! Andiamo. Ok, andiamo. Vai, Karim, guidaci che sai dove andare. Gatto, credo sia solo chiave per chiave. Cioè, tutta la casa è chiusa. Lui ha trovato la chiave. Chi hai trovato, Lino? Io ho trovato la diner. Io l'ho trovata la diner. Ok, scusami. Oddio, ma se corro sono veloce, effettivamente. Ragazzi, io non avevo rosario, l'ho preso. C'è un'altra chiave qui. Anche io. Hallway. Scusa, ma io l'ho messo gioco in italiano. Voi ce l'avete in italiano? Sì, l'ho messo anche in italiano, ma in inglese. No, ce l'ho in inglese. Ah, ok. No, è giusto per essere sicuri di questa cosa. Non lo so, ragazzi. Sono confuso da me stesso. Andiamo. Ho aperto la dining room. No, aspettiamo gatto, che si è perso. Ma siete sopra o sotto? Sotto. Ecco, appunto, allora, sotto, aspetta, gatto. Vedi.
Scusami. Voi due spaghetti, come mi vedi? With meatballs. Mamma mia, sono dei testicoli, non sono palpettine queste. E la luna, mezzo mare, mamma mia, mare. Bella quella canzone. Sì, però hai rotto i coglioni, eh. Io sto lavorando, capisco che senti il profumo di bocconcini. Ho trovato un'altra chiave, TV room, TV room. Occhio che hai, la prendo, aspetta che c'è. Non ho spazio, la prendo io. Vai, prendi tu. Io prendo la macchina fotografica. Siamo giù. E giù dov'è? Grande giù? Giù eccomi qua, eccomi. Lino, che è successo? Ciao Dillona, e ho sentito il piu, quel suono della porta. Cos'è sto rumore? C'è un furgone? Il frigorifero, il frigorifero. Ma cosa fai le foto? Voi non avete idea di che vedo, ragazzi. Non avete idea. Aspetta, tienila ferma. Fammi una foto mentre mi muovo. No, non si vede. Aspetta, facci le foto, esatto. Sì, per favore, veramente, hai rotto il cazzo. Te la droppo, guarda qua che si vede. Prendila. Droppamela. Non posso prendere, non ho spazio per quell'item. Butta qualcosa. E non, mi sta veramente spingendo la sedia, non riesco a stare fermo, mi dà fastidio. Non c'è niente, stai tranquillo. Fastidioso di un animale. Oh, madonna, ma è un incubo sta cosa. Bravo. Mi piace per questo. Oh, mamma mia. Posso vedere? Non me la prendere mai più, guarda. Non me la dare mai più. Usalo anche tu, gatto. Hai zoomatissimo e mamma mia. Ma si vede il demonio anche se sei. Sì, è glitchata. No, da me a si vede normale. No, da me è tutta glitchata a merda. Ma io vedo. Si vede normale. A me si vede normale. Perché cioè, è verde, verde. Allora, ho trovato una trama. Ah, allora voglio sentire. Allora, madre disperata. Ho portato mia figlia dai migliori dottori disponibili. Loro hanno tolto i problemi di personalità. Ci sono prove di schizofrenia, ma non riescono a trovare niente di sbagliato fisicamente in lei. Sono disperata con queste ricerche di questi così chiamati professionisti. Dicono sempre la stessa cosa, di darle più medicine e di farla riposare. Ma la situazione di mia figlia sta precipitando. Ormai sono disperata, ho bisogno di aiuto dalla Chiesa. E siamo noi la Chiesa! E vai! Sono contento. Sono in gastrito. Perché stai esorcizzando il bancone, gatto? Stavo tenendo aperto per la chat quello che stavi leggendo, così facciamo un effetto un po' più. Io non l'ho fatto. Vuoi rileggere da capo? Oh, Madonna. Sto scherzando. Allora, madre disperata. va bene, abbiamo capito. Chat. È tutto chiaro. Però salvate il pianeta, mi raccomando. Salvate la pineta, mi raccomando. Ma che belle le pinete. Inchiodatevi all'albero. Allora, Nicolino. Ma è veramente spaghetti con meatballs. Ma guarda, apri l'hallway. Dov'è l'hallway? Apri l'hallway, è qui. Aspetta. È aperto. Come si fa la foto? Clicchi. Ecco. Ma l'hai fatta ai testicoli? Ma ti sei fatto la foto ai coglioni, gatto? No, alla meatball. Mi fai una foto a The Search with Fran qui insieme a lui? In questa qua? Grazie mille. Aspetta che per inquadrati. Ma c'è una faccia che sei mostruoso. Eccoti qua. Ragazzi, vi state muovendo voi o c'è il demonio? C'è il demonio? Come c'è il demonio? Dov'è il demonio? Non lo so, ho sentito dei passi vicino a me. Non mi avanzerò mai più da solo. Io non ma vedo questa niente. Radio, stai zitta. Ma non la sento. Ma perché voi se vedete e sentite le... Se abbiamo tre coglioni in questa casa. Non vedo veramente, ti giuro. Siamo noi le tre coglette qua. Dove sei, Lino? Sono qui, Franco. Ma che Franco? Dietro. Vabbè, Franco è un che paura. Ma i rosari io li sto collezionando, ma servono secondo voi? Si lanciano, ma credo si lancino contro. Ma dici? Una TV room key. C'è l'allarme, lo metto? Andate avanti voi che siete streamer, per favore. Ma basta questa storia, non è che sono streamer. Attenzione, sta iniziando il film Fallout. Quale film inizia così? Secondo me siete esagerati, Io mi chiudo in bagno, non voglio sapere più niente. Ma perché? Sì, ma non l'avete sentito? Cioè, ma sì. Io ho sentito poco. Ma da me c'era l'inferno. Ma ti sei contorto tutto in aria. Che è successo? Mi sono cagato solo. C'è stato. Questo c'era. Ma porti. C'è della trama, carino. Vai, leggo. Vado. Vai. Allora. Ti faccio finta di aprire. Vai. Strani suoni, eccolino, vedi? Quando sono da solo sento degli strani suoni arrivare dal nulla. Questi suoni mi danno molto fastidio e sono confusi. Forse ho bisogno di un po' di relax da tutto questo stress. Ho paura che i demoni mi stiano cacciando, cercando di farmi cedere per abbandonare mia sorella. No. Anzi, nostra sorella.
Io invece avrò forza per difenderla. Alcuni giorni. Ci vorranno alcuni giorni per... Ma gli esorcisti stanno arrivando. Siamo noi. Siamo noi. Della chiesa. Sono nella merda. Siamo noi. No. Loro non hanno idea che questo è l'aereo più pazzo del mondo. Non è l'esorcista. C'è un altro foglio. Cari miei. Ma che cazzo. I problemi del padre. No, i dubbi del padre. Che non leggi, no, perché ognuno ha il suo ruolo in questa. No, e io devo leggere, certo. Io faccio così. Poi, Lino si prende i jumpscare. Esattamente. Nostra figlia era così contenta, sempre citata per la vita, finché non abbiamo fatto quel viaggio di vacanza in Grecia. Qualcosa è successo lì, esatto. E da quel momento lì è impazzita e ha attaccato se stessa e altri senza esclusione di colpi, come Van Damme. Non so più cosa fare. L'unica opzione è di sedarla. Questa la tiene calma, ma è molto, molto debole. Non mi piace lei così, ma non abbiamo altra scelta. Abbiamo deciso di comprare un collare e tenerla legata al palo fuori dal giardino. E no, non è vero. Non è vero, non è vero. Abbiamo deciso. Ecco, ma perché chiedesco? Facciamo. È un cane, non è più una persona. Leghiamola. È perché la sedavano, mi faceva ridere. Abbiamo deciso di avere. Sì? Cosa mi hai tirato fuori con Van Damme? Aspetta che devo mostrarlo in live. Ok. Sembra da far spaccato come Van Damme. No, quello che stiamo facendo noi camminando. È che è difficile mettere un... Continua a leggere, scusami. È Van Damme che balla. Sì. Porca puttana. È Van Damme che balla. Cazzo, è vero. Abbiamo deciso di avere un esorcista, anzi di avere degli esorcisti che la guardino. Non sono un uomo religioso, ma cercherò di fare qualsiasi cosa per salvarla. E siamo noi, Lino, gli esorcisti. Mi dispiace. Veramente la leggeremo fuori. È un animale ormai. Mi dispiace. I wanna be sereni. Però che bei libri. Vediamo se qualcuno non legge. No. No. Adesso ve lo mostro. Intanto vi chiedo di camminarmi davanti un attimo. Aspetta che... È difficile farlo vedere. Ecco, cammina. Ecco, vedete? Vedete questo? Di lato. Perfetto. Così. Adesso vi faccio vedere da dove è tratto tutto questo. Tra l'altro, sono in un gruppo Telegram di non chi volesse più. Questo film è Kickboxer, così non ve lo perdete. Madonna, ecco. Kickboxer. Che oro per il cinema. Kickboxer. Ti prego, voglio salire sul. Allora, no, facciamo i seri. Torniamo ecco. Nel. Chi? Ma come si apre questa porta? Non mi dà il trigger. Ho trovato una chiave. Un secondo che mi muto. Quale chiave? No, come ti muti? Quale chiave? Ma come ti muti? Un secondo, sono ringrazio. Non lo so, non l'ho letto, mi hai distratto. Bad key. Tutto bene, bad, ok, la camera da letto, gatto, andiamo. Ma c'è la lui? Sto bevendo. Ma che fai? Che fai? E continua a far così. Ok, andiamo. Dove sei? C'hai un palo nel sottipiedi, per non dire da un'altra parte. Allora, bedroom key. Ciao, sarà lì. Sopra la camera da letto. No, cretino, ma non sprecarle! È stato molto bello. Ma poi dov'è il tuo braccio? Guarda questa cosa. Guarda. Come? Guarda il braccio dov'è. Ah no, è giusto. Cioè, ma vabbè, tu ce l'hai dentro l'acqua. Oh mio Dio, che passato! Essere. Si è slogato tutto! Hai visto che c'ha la spalla slogata? Cioè, tu vedi la spalla slogata. Ma sentite che uno fa la pipì? Io mi vedo bene, mi vedo... C'è la spalla slogata all'indentro del corpo. No, la tiene un po' alta. È lo spruzzino del parrucchiere. Beh, vieni qua che ma sta piovendo adesso, scusami. È iniziato a piovere, guarda. Ah, io sono già... anche prima, gatto. Ah, sì? Anche prima, sì. Signora, ma qui è un casino. Allora, adesso chiamo gli esorcisti per noi. Chiami i carabini. Vai su, per favore. Vado su. Wow. La bedroom. Era questa. Aperta. Mica, subito l'hai trovata. Vai. Buonasera. Vino. Guarda il jumpscare che ci ammazza tutti. Ma che jumpscare? Ma c'è Osho. Jo Begoatta qua. Che ci fa? Osho. Jo Begoatta. Che cazzo. È lui. C'è la trama, sì. Allora, Paranormal Activity si chiama. Bello. Questo posto è posseduto. Sembra che qualcosa o qualcuno sia nella casa con noi. Le luci flickerano. Ma sento un carillon io. No, è la sveglia. Ma c'è quella di Fortnite. Piri, piri.
le luci flickerano, gli oggetti nella casa si muovono randomicamente senza una spiegazione fisica, e ora sento delle voci nella casa. Sono solo io? La mamma mi dice che sto impazzendo. Forse il signore ci può aiutare? Questo è più grande di quello che mi sarei mai aspettata. Scusatemi un secondo, ma questo non è un personaggio di Fortnite? Oh madonna, è veramente un personaggio di Fortnite. Ma che cazzo. Beh, c'è da dire che è la ragazza che l'abbiamo visto prima. È lei, sì. Però con quello lì è il coniglio di... è il coniglio base di Unity, che è in ogni gioco di merda e in tutti. È vero, da sì, House Flipper, e facci caso, vai, ma come lo luce che non si vede. Gli ha messo la mano nel chiurlo, come la c'è? L'hanno photoshoppato sopra, come nelle cose di Amazon. Ma come bello. Quando hai presente quando fai gli acquisti su Amazon e ci sono gli oggetti palesemente finti appiccicati sopra? Ecco. Attenzione, ragazzi, qui vai, c'è un problema. Questa è la camera della bambina, eh? Guardate questa chiave. Ma la chiave per i giocattoli dei bimbi della Chicco, La più grande non c'era. No. Anna Montana! Chiave è quella della città, per il sindaco. Ragazzi, chi è questo? Si è attivato. Non la posso prendere. Non la posso prendere. La prendo io. Ho usato il rosario, scusa. No, non ti permettere mai più. I cagnolini, cavallo. Guarda qua quante belle cose. Girl ci power. Sono. Chi sta? No, Party Island. Ha saltato sul letto e ha fatto uno strano suono. E magari l'ha messa così grossa perché così si nota adesso. Quella. Oh, madonna, sono incastrato. È quella chiave che tu puoi masticare per i bambini, proprio. Sì, è della Chicco, letteralmente. Di spugna. No, non dispone di gomma morbida per le gengive. Sì. Forse ce l'ho anche di là, eh. Okay, andiamo al basement, quindi. Daniel. Vabbè, andiamo. Buonasera, andiamo. Bello, stiamo scoprendo la trama di questo gioco. Non guardarmi mentre cammino. No, io non andate avanti, non ce la faccio. Io cammino, ma guardando indietro mentre camminate. Allora. Il basement dobbiamo cercare. Di qua. Sì, sarà vicino alla scala. Ormai è esperto gatto di questo motore. Vai. E infatti. Almeno la casa è piccola e non dobbiamo. Però posso per ora dire scappare. Che è anche carina. Qua. Dove siete? No, a me piace un botto così da esplorare senza sì, mostri. Sì, guarda. Sì. L'ha detto. Apriamo. Apri la frutta. Apri sta porta. Scusatemi, vai giù. Vado io. Vai. Seguitemi vai. Con i gomitini. Dio Van Damme. Ma chi è che ti ha strappato i pantaloni? Era una mucca. Era chiaramente una mucca. Avete che paura di suono che ha fatto? Come uno si è strappato i pantaloni, giuro. Ma che cazzo di pantaloni c'è? Ha fatto. No! Sì, anch'io sei. Ma quale mu ha fatto? Tape recorder, attenzione. No, ha fatto. Così? No, abbiamo solo i diversi, ragazzi. Sono due live diversi. Senti. I will kill you. Che ha detto? Ma che I will kill you. Ha detto I will kill you? Ha detto? Sì. You never get out alive, I will kill you. Che pazzo, chi da morto? I will kill you. Ok, sì. Di parlare. Dato, vuoi vedere sì. Willy il coyote? Sì, che fa. Ma lo mettiamo un po' d'olio a sti cingoli, cazzo, cos'è? Ma non si può. Capita. Cos'è? Per il foro, comunque. Prego, ma perché il cammino? Io non ce la faccio a vedervi. Ma di nuovo che si strappano i pantaloni? Ma smettetela. Prendiamo del WD-40, per favore. Allora, che poi che cosa ha fatto quel rumore lì? La chiave. Non lo della so. Allora. Nel master bedroom lì c'è la bambina chiusa, sicuro al 100%. Ma non è che... Ma è il collo di qualcuno? Io sento uno strisciare di mostri. Comunque mi confermano dalla chat che i suoni sono diversi. Fa che cazzo, l'ho notato, sì. L'ho notato. Sento di nuovo. Allora, sento adesso un topo che rosicchia qualcosa. Che poi... paura. No, quello l'ha detto io. Hai detto tu? Sì. Ma vaffanculo, va. Sto scemo. Scusate. E poi sentivo il cingolo. Io ho sentito la mucca, ho sentito. Ok, master bedroom. La master è quella dei genitori. Allora, master. Qui... Oh, bene, eccola bene. Qua. Ah, bisogna prendere gli oggetti senza morire. Allora. Trama. Ciao. Signora. Aspetta, prima di posare qualsiasi cosa, leggiamo la trama, va bene? Sì, leggi la trama. Allora. Vai a signor, ma... Allora. Premo rituale F. dell'esorcismo. Uno. Sì. Loca e tira fuori l'attività demoniaca dalla casa. Ok. Due.
piazza regolarmente delle candele che fanno un cerchio, circondano il paziente sul letto. Benissimo. Tre. Metti delle croci di argento sui muri nelle stanze del nella stanza costoso, del rituale. Ma si fa. Certo. 4. Piazza tre i oggetti sentimentali nella stanza che sono legati molto strettamente col al paziente. Ok, il pupazzo e bla bla bla. Prega il potere del Signore per esorcizzare il demone. Ah, secondo me si può fare. Va bene, però mi mettono un po' di timore queste candele di pisello qua. E dobbiamo metterle, tiè. E non me la fate mettere? Non le fa mettere. No, ma le dobbiamo trovare, non sono le nostre. No, perché queste qui, vedi che sono più lunghe. No, sono molto più... Quindi dobbiamo trovarle. Signorina, come sta? Tutto bene? Mamma mia. È non morta? Ma è finta? Ma è che... Karim, dimmi che vedo quello che vedo io! Ma sei tu il demonio! Esatto, vai via! Sei tu il demonio, vieni via! Dai via da lì, ma sei scemo? Sei diventato Flight Simulator, è diventato. Ok. Perché? Guarda. No, solo a gatto, lo so. Gatto, no, non è intipose, gatto. È normale. E tu eri intipose tipo elicottero, Ti prego, clippate questa cosa che io devo far vedere a gatto. È stato incredibile. No, pure io voglio diventare un elicottero. Ecco, gatto, guarda. È tornato. Ho sbagliato. Però è morta, lei è una sex doll. Il nomine padre. Oh, sei bellissimo. Mi sentite? Sì, grazie a Nankiri per i 27 mesi. È il demone, ragazzi. È no, ha strappato il giornale, ha strappato, guarda. Madonna mia, quanto l'ha fatto ridere? Madonna. Allora. Ma perché ogni tanto diventi un elicottero? Vabbè. Ma vado via, è meglio elicottero che Bill Cosby, comunque. C'è la trama. No, vai, leggi. No, è la stessa di prima. No, il diario della suora. Perché c'era la suora di colore, l'abbiamo vista prima. Sì, l'abbiamo vista. Che è fuori stata la mandata. Stronza. Sì, certo, mica c'è. Sono stata mandata dalla chiesa per prendermi cura della teenager e assistere la madre. Chiesa, ma l'abbiamo detta prima. Dalla chiesa, by the church, dice. Take me to church! La figlia è diventata instabile. Sì. E dorme tutto prima. Ah, scusa, niente. È Rita. Vabbè, infatti, anch'io a Rita. Ma quando l'hai letta sta roba? Scusa. Non mi ascoltare, va bene. Ma mi pareva che è stata mandata da Rita. Ma da qui siamo arrivati. Rita dalla chiesa, bravo. No, l'ho letta prima quella lì. Ah, guardate, una porta. C'è il cesso. Mi faccio il bagno. Ciao. Ah, una chiave. Ciao, Blue. Del closet. Sì, però un po' di pulizia, qua sti bagni, mamma mia, tutto che è un po'. Ma che mano gigante! Ma c'è un. Ma un alieno! Ma scusa, è un alieno palesemente. È sparita, no! No, che twist! Dammi la macchina fotografica! Fai la macchina fotografica? Fai la foto, magari esce qualcosa. Hai ragione lì. Sì, mi illumino? Cazzo. Mi illumino? C'ho il flash! Scusa. Quanto ritardo? Si è aperta una fontana finta, chat. Scusatemi. C'è sempre la signora di Fortnite. Questo che cos'è? Benevento. Però è veramente una skin di Fortnite quella lì. Scusa. Ma basta con questi scricchioli cose. Io ho trovato la closet door. Bravo. Ma l'armadio? E dov'è? Sì. Sì, c'era prima. Dove siete andati? Sono nella camera da letto dove ci sarà l'armadio, no? No, non era lì. Oh, c'è il tape recorder. Ciao. C'è un elefante, Natale in India. Ma che stai, una brughia? Almost die? Ho capito animal. Hi, Billy. Oh, for my English friend, can you repeat what the tape say? Non ho neanche sentito, aspetta. Vai, rimetti. Stay away from me. Oh. Stay with me. I'm a devil. It's almost time, ha detto. È quasi giunta l'ora. Stai lontano da me, se non sbaglio. Sì, stai lontano da me. Sono un demone. Sì. E poi ha detto it's almost time, che vuol dire è giunta l'ora. Ho capito animal alla fine, però. Ripetiamolo così, ormai mi piace. Sì. I'm
I'm the devil. Sì? È al quasi Cicciuf. Tempo. Sì, Bono. E non ho capito. Cioè, si vede che fa sesso nel frattempo. Sì, Bono. Lo rimettiamo, però state zitti. Zitto. Stay away. E qui. I'm the devil. It's all this time. You look lost, you poor dumb animal. Ah, sembri perduto, povero piccolo imbecille animale. Ma perché va su e giù l'audio? Perché è demoniaco. So, like after meal, esatto. After a night drinking and smoking. Sì, sabato tremendo. C'è trama, Batman, vieni qui che c'è della trama. Trama? Dove? Allora, Devil Whisper. Ma Devil Whisper. La bambina era sonnambula e allora l'hanno sedata. Questa era la trama del foglietto. Ok, dobbiamo trovare il closet, però. Sì, closet. Close. Sì, del riassunto sì. Sleepwalking, ok. Ma scusa, com'è possibile che qua sotto non abbiamo, cioè non c'era proprio niente? I'm fine, I'm dead, non credo. Ah, beh, Mauro, c'è la bambina. Okay. Se ti togli dal cazzo, però che rimpassiamo. Sì, zitto, io non lo so. Dove c'è la chiave? Scendiamo. Da davanti a Bellino. Ah, io c'ho la chiave del closet. Vai, apri e il dove closet. Sarà? Ma l'ho visto prima, una porticina piccola. Piccolina. Sì, era piccola. Ma il closet non è l'armadio. Sì, ma un armadio generico. Il closet è anche volendo come si chiama? Ripostiglio. Sì, no, intendevo quello. Let's go. Andiamo al ripostiglio. Non so dove mica, cazzo l'ho visto. Ma prima, non è che è fuori il ripostiglio. Ma va là. No, l'ho visto prima, giuro su Dio, l'ho visto prima. Aspetta, ma che caso, è qua, sono fuori. Ma che è questo coglione che corre in giro? Grazie Ciucchi per 59 mesi. Signor, ma scusa, non è questo un closet? L'abbiamo già aperto. Dove siedi? Siedi. Io closet siedi? Key. Key used to unlock a door in the house. Closet key. Arrogante. Sento sussurrare, quindi corro. Che paura. Ma vado io, devi andare. Aspetta, ti faccio passare. Magari il closet. Magari closet intende allora veramente armadio nella stanza. Sì. Prova a vedere, dai. Però qui non c'è niente da aprire, cioè, ma basta con questi. Ah, guardala, eccolo. Questo qua. Qui è... Dove, ragazzi, vi ho perso. Sopra nella stanza della disgraziata. Che cazzo, dove sta la disgraziata, signore? Ma scusa, ma lei tiene i prodotti da bagno qua? Amici, sì, è uno sgabuzzino a prendere. Lì sopra c'è della semenza. Vedi una la semonghia. Che cos'è, no, delle patatine, cosa so? Ma no, ma saranno i cosi di Tide Pods, ragazzi, no? Vi ho perso, dove siete? Dici per la lavatrice? Sì, vedi che poi ci sono tutti i prodotti. E cosa cazzo è servito aprire sta porta? No, scusami. Niente, non c'è niente effettivamente qui dentro. Ma tu continui ad andare in T-Pose e mi fai una paura? Posso dirti una cosa? La signora sta iniziando a fare delle cose strane. Ma non ti avvicinare a lei, che fai paura tu. Mi sono persa, a me ne sto vicino a qualcuno, sto solo What's io. Up? La Semonghia. Il Kleenex? L'Artemis. Sì, sta respirando in maniera strana. No, scemo, c'è scritto Kleenex. se no le... Che paura, tanto sono deficiente. Ma da dove sei uscito? Grazie Falcon, grazie Berge. Grazie allora, mille, mi sa che ci siamo persi una chiave. No, sì. Una chiave ma solo. Ma cosa è servito a aprire questo, scusa? Perché le chiavi sono randomiche, te lo dico io. E anche aprire le porte a volte non ti dà una chiave. Quindi certo, ce ne siamo persa una da qualche parte. E allora si esplora. Anche perché noi non abbiamo trovato nessun oggetto per ora, quindi... Infatti è un po' straparticolare questa cosa, eh? È straparticolare davvero? È straparticolare. Sì, ha detto così, ha detto. Non volevo dire straparticolare, che... Come stragatti, dici. Certo che non dimentichi. Anche un po' di clip. Esiste? Hanno fatto la clip. Grazie Perry per gli 11 mesi. Che piscia qua. Avete aperto un rubinetto? Hanno detto di guardare sul comodino, vedi un attimo. Di allora, quello lì dove ragazzi, ho trovato il pupazzo. Non c'è è vero. Su, come, ma su questo, no, c'è un rosario. No, non c'è. C'è la foto di un cagnolino, bello, per carità. Sto cagnolino, ma non. Ma che è il mio cagnolino? Ma chiaro, ma... che bellino. Che... Ci sono chiavi sul comodino? Gli ma non è vero. Ci sono chiavi sul comodino, non è vero. Guarda, ma che intende il rosario che è nell'altro. È il rosario. Però se ti togli possiamo passare. E di là è... Ma che volete da me? Sto sopra. Anche noi. Ma non ci siete vicino a me. Oddio, c'è un mostro che non sono io. Chi è? Questo qua intende. A parte che non è un comodino, ma è un rosario comunque.
Perché se era questo, hai insistito così tanto, ti permabanno, eh? Ma sempre, sempre. Non sempre. È vero. Però non è serata. Come? No, che è successo? Non vuoi parlare? Insistono. E già si è nervosi. No, gatto. Come mai? La bambina è effettivamente un attimo in ansia, eh? Eh sì. Ragazzi, c'è qualcuno che sta scartando le caramelle vicino a me. Ma io sento una doccia, ma è spenta l'acqua. Ne hai una? Sono in calo di zuccheri. Chi è sotto qua? Che paura. Faccio una torta. Ma secondo me nel basement ci siamo persi. No, ci sono ma la bambina andato. C'è. Cioè, non è una bambina, è una ragazza. Semplicemente dobbiamo trovare gli oggetti per... Ma abbiamo aperto tutte le porte? Cioè, scusami, ci effettivamente sono... mi sembra... Mi faccio la domanda. Ci sono porte chiuse? Ah, ho trovato... Ragazzi, non lo guardo! Ho trovato un messaggio! Dove? Dice, dove sei? È sotto nel basement. Ma come dice, possibile? It's down here with you. Cioè, è qui giù con noi, con te. Ragazzi, ma... tuoi. Quindi ha detto che effettivamente il primo foglietto che abbiamo letto diceva di trovare i messaggi nascosti. E dov'era questo? Me lo fai vedere? Oh, cazzo. Qui contro il muro, guarda. Con la candela, lo devi guardare. Sta casa che non capisco ma dove si trova. Ma è scritto con un... ha scritto col computer? Sì, sì, ha scritto con la macchina da scrivere. Buonasera. Normale. Ma cioè, vabbè, che tu sei in live. Vieni. Con uno stampino l'ha messo, vabbè. Ma scusa, vabbè, come ma ho fatto a non notarlo prima? Con la label maker l'ha fatto. Ma veramente? Con lo stencil. Ma che esatto. Cazzo. Secondo me dovremmo utilizzare un po' di più. Ah! Ma mi ha colpito un demonio. Che paura. Ho metà vita. È morto gatto. Morto. No, è bloccato a metà della scala. Io non mi muovo, lo vedo lì che... E chiudo la porta allora. Allora, però flash with the camera or holy water. Hai ragione. Anche che pensi mi? C'ho la camera, tira... aspetta. Oh, sento della statica televisiva. No, sta scoppiando. Ti è fotografato, a posto. Ho catturato l'anima. Che hai fatto? Adesso dice troppo. Mi sta parlando. Adesso le scale me le illumina di blu quando ho la macchina fotografica. E basta con sti cigoli. Di che suoni? Ma come suoni random questi? Cioè, c'è uno con la... è comparso il mostro pistolone. Quindi... Adesso trovo una candela regolare e portala dall'esorcista. Regolare come candela, bro. Vuoi vedere che adesso che ci ha dato la missione lo possiamo mettere, esatto. Quelle che abbiamo in mano? No, secondo me le troviamo, sono spawnate. No, non posso. Sì, anche secondo spawnate. Me, secondo me sì. No, guarda, ti prego, non può essere così. Mi metto vicino a te, no, non con pini, pini, cioè piccoli, ma anche un po' pini. Sì, sì. Anche perché le candele ci servono per i messaggi. Guarda, l'ha veramente spawnata, no. Aspettami. No, l'ha spawnata per davvero. Dove siete? Prendi. Siamo nel bagno, dove c'è la televisione. Non ho spazio, Karim. Primo piano. Ma grazie ai termos per il ride. Dimmi. La senti che fa? La signora sopra. No, a me fa... A me fa... Gatto, dove cazzo sei? Che passato! E sono nel bagno. Non quello noi. Dove siamo noi. Eh sì, ce ne sono diversi. E allora vabbè, prendo il candolone, comunque. Prendilo, vai, prendi il pistolone. Io prendo l'arma divina qui. Io sto guardando tutti i muri. Tieni le candele, esatto, Lino. Tieni le candele. Che puttana, la puttana sua! C'è la signorina che cammina, no, ragazzi. Allora tieni l'holy water, Lino. Ma tienila tu, l'holy water. È andata, a posto. Andiamo. Si seleziona l'holy water. Tranquillo. Tasto, apri l'inventario. Devi aprire il tab. Così ogni volta, ma che palle. Sì, una bella chiavica. Va bene. Vai. Allora andiamo a portare il candelone. Vai, ma è sdraiata a letto. Ma è una falsa invalida lei. È il demonio che in realtà... Che cazzo è? No, io ho visto lei, eh. Hai visto lei? Sì, lei che mi camminava. Ancora! Ma è doppia! Ma ce n'è due? Eh sì, io sono qui con quella nel letto. Ma perché mi fa la danza del qua? Oh, madonna santa. No, io mi metto dietro di te, mi metto qua sopra, non puoi sapere niente. Porca puttana! È morto. Vai col potere di Dio! Ma che cazzo sta giocando un altro gioco? No, ma io devo salire per mettere il candelone. Sali! La fammi tengo buona! Ma che ti faccio la DPS? Te la countero! DPS! Ma che sta facendo l'elettricista? Ma che sta facendo? Aspetta! Ma ce ne sono 3 o 4 di bagno! In nome di Dio! In nome di Dio! È andata! È andata! È andata! Ok. È andata.
Serve un altro candelone. L'abbiamo spruzzata tutta, ragazzi. A posto, a posto, a posto, tranquilli, tranquilli. Ok, carino, mi serve, ma, dimmi. Ma stavi davanti, il mio ce ne passa. Il potere di Dio, cioè, allora, cioè noi, sì. Gatto, è lentissimo il gioco. Noi dobbiamo trovare volta un dobbiamo... oggetto alla volta, sì. Un messaggio ragazzi, alla dobbiamo volta stare anche insieme, però, E vieni. Dove sei? È stato figo così. Da qui, vai, entra! Volevo vedere i messaggi. Messaggi. Prendetele, ricaricatevi le munizioni delle Holy Water. Non ci sono aspetta, messaggi. Aspetta, mi però curo con il rosario, che forse mi cura la vita. Yes. Memme. A cura rosario, perché avrei bisogno anche un po' di vita. Prego, ne manca un pezzettino, magari aspetti. Ciao ciao Nick, ciao ANDK. Grazie mille per il fondo. Lei è terrificante comunque quando la vedi apparire. Mamma mia, ma poi balla. No, beh, perché noi. Sì, fa piripipipi. Calmi, io ti seguo, non ho paura. Non sono io, non sono io. E chi è? Stai seguendo Antonello? Attenzione. Vai, indovina, se non è lui. Sento che c'erano tre skin, ci ha dato tutte la stessa, L'altra volta era vestito da pontefice almeno. Mi ricordo. I tiri che dobbiamo tampinare i muri come su Doom. Stiamo facendo spinning comunque. Senti, ma qua, aspetta, non è che possiamo parlare con la signora? No. Ma speriamo di no, prego. Magari ci dice un'informazione. Eccolo! I Tide in the Shadow, dice. Il caminetto, lo dice il caminetto. Allora, attenzione. Si nasconde nell'ombra. Flescia con la telecamera o con l'Holy Water. Ce l'ho. Questo qui this will bring out of hiding and reveal the item required. Quindi ogni volta dobbiamo combatterla e poi appare l'oggetto. Perché va bene, lo nasconde nell'oscurità. Ce l'ho. Cioè, abbiamo le pattine, non dobbiamo rovinare il parquet per terra. Ma meno male, però non ricompaia più. Le pattine. L'altro gatto con la telecamera non muovi i piedi, guarda Lino. Sì, sì. È tutto, è fintissimo. Sono io il fantasma in realtà, è che mi avete sgamato. Vabbè, I'm coming, ha detto la signorina. È la signora, l'ha detto. Vabbè, su un'informazione. Allora fermi, su. Silenzio! No, niente, erano i nostri piedi. Non quelli di gatto, sicuramente. Vabbè. No. Andiamo su. Che vai, è lì è su la signorina. Fai salire prima Lino che è il DPS. Ma non voglio fare il DPS, mi prego, fatemi fare il dealer dietro a tutto. Ma io c'ho il fotografo. Ma sì, a me fa troppo ridere che la Holy Water faccia luce. Mi fa troppo ridere. Sì, infatti. Buonasera, è permesso? Aspetta, lei è un po' blu. Lei è blu. Ma no, è diventato, si sarà fatti scudini. No, allora io con la macchina fotografica ho il filtro viola, ok? Verde, scusami, vedo tutto verde. La pelle di lei però è blu, è un puffo. E allora flashala? Flash, fagli una foto. Non ha funzionato, vero? No. Però prima anche la scala era diventata blu. Ho paura, ragazzi. Niente, dobbiamo trovare il demonio e flasharlo. Ma sì. No, il flashing al demonio. La storia della mia vita. Diciamo del pipo. Scusi. Signori, buonasera. C'è del demonio. Ma non è che dovevamo leggerlo tutti magari la scritta? No, si è apparso il suono. È anche cambiata la missione, quindi credo proprio di no. Sì, l'hanno tolta la missione, ok. Demonio? Amici. Chi sei? Scendiamo nel giù. La sveglia. Scendiamo nel giù, magari sì, andiamo nel basement. Un secondo mi sono perso. Grazie a Dio la casa non è enorme, guarda, è una cosa, sì, sì. È un plus questa cosa qui. Bravo a ringraziare Dio che ci aiuta in questa situazione qua, che siamo esorcisti. Sempre. Voi ringraziate Dio che al demonio anche... ci penso io. Bravo. La candela è blu, anche la candela, giusto per darvi questa info. Ma quindi il calore è blu. Noi siamo blu? No. Noi siamo morti. No. Benissimo. È molto probabile. No, voi siete neri proprio, neanche verdi siete. È proprio devastante questa cosa. C'è un foglio vicino alla sveglia, non l'abbiamo letto. Nasconde la scritta Shivara, non è niente di buonanotte, ben bambino, a me è partito. Vado giù, la scala è blu. È tutto blu. No, bella! Che paranormal activity, bellissimo. Il demonio mi ha colpito. È come ti ha colpito? Colpire? Ho visto del fumo, ma non ti vedo. Ma Gardaland. Mi ha colpito! L'ho fotografato! Ma non è servito, non è bastato! Il demonio! E vengula mammi! Dato da me, mannaggia miseria! L'abbiamo inculato il demonio? Non lo so, sento ancora un rumore da demonio, Ma il pavimento è blu! Ma eccola la candela che mi è apparsa nel culo, guarda! Eccola qui! Scusatemi un secondo, ma c'è stato un problema. Aspetta che uso il rosario. Mi hanno...
accerchiato, mi hanno bullizzato un secondo. No, uno, io ho visto il demonio prendere a pugni nei reni voi due. Ma proprio è successo. Cioè, io ho visto, era capito. Cos'è questo? Cioè, è il Titanic dopo che ha colpito. Ma signora! La signora! L'uno! Il potere di Dio! Finito le candele! Al centro Bogos! No, 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 con l'uno! Usa la croce, Non la Holy Lord! Con la croce! La croce! Nel nome dell'elettricista! Ma me lo tira fuori! No, è troppo... Non esce! Me lo tira fuori! La candela! Tira fuori la candela! La candela! Nel nome del Padre! Eccola! Muoio! Vuoi fare qualcosa? Tiro l'Holy Water! Vai, tira l'Holy! Al nome del Padre, il Figlio, funziona, il Figlio funziona. Non funziona! Ragazzi, la fotografo! Fagli le foto! Vabbè, andiamo via, allora, magari dobbiamo solo scappare. No, deve efficiente. Chi è questo? Sono io! Saliamo su! Vai su, vai su! Saliamo su, no, tutti! Please, don't take me! Oh, io okay. Ho uno di vita, ve lo dico. E che curati, è pieno di rosari. Ma dobbiamo uccidere. E ne avessi non uno, più, ne avessi. Aspetta, metto la candela. Ehi! Ehi, qui! È sparita. Dov'è? È sparita. Ti ho dato il rosario qua per terra. Ma a chi? Dove no, sei? Vieni qua, gatto, vieni sopra, c'è la vita. Ma io dove sei? Ho sentito parlare, eh? Sì, lei, ha parlato a me, ma ha urlato. Un po' di bronchite. Dove siete? Comunque, Sì, sì. Dov'è rosario? Nella stanza. I rosari sono fondamentali, eh? Senza rosario... Oh no, ho trovato la scritta. Mannaggia. Ah, l'hai trovata, perfetto lì. Ah, full però il rosario, buono. Sì. Infatti dobbiamo avere almeno un rosario a testa, ve lo dico. Ah, perfetto, adesso tirate fuori la macchina fotografica e l'Holy Water e siamo a posto. Vai. Aspetta, adesso appare di nuovo. Allora, la macchina ce l'ho. Dove siete però? Nel basement. Io sono in cucina con Karin. Anch'io. Sì. Come fate a essere così rapidi? Abbiamo i pattoni. Sono qui in cucina, non ci siete? Che cazzo di cucina siete? Ce ne siamo andati alla cucina, siamo troppo veloci. Non siete sempre in movimento voi altri. Volevo trovare un altro rosario vede. Perché l'ho dato a te. Un rosario è giù nel basement. E qua c'è dell'Holy Water. Cos'è questo? Ragazzi, un piatto? Che paura però ogni volta. Mi spavento. Reunion in bagno? Certo che poteva mettere un inventario veloce. La mia croce non esce. Io premo devi premere uno. E lo premo. Mi va via. Eccolo qua il rosario. Ecco. Mi va via la candela e basta. Non succede niente. Ve lo dico, il rosario full. Allora, quindi non usatelo se avete metà vita. Il messaggio diceva nell'armadio, amici. No, cosa diceva il messaggio esattamente? Nell'armadio? Non si diceva letto. In the closet, diceva? Giù, andiamo in bagno e andiamo a vedere. Grazie, andiamo a vedere. Benvenuti. Adesso ti spacco la faccia se non è quello. No, andiamo a vedere, forza. Andiamo a vedere. Fammi vedere questo messaggio. Vediamo un po', in the closet. Non c'è più, che culo. Ah, si nasconde nel la mano. Visto. C'aveva ragione. Adesso ti tocca farti spaccare la faccia da Lino. Vieni qua. No, devo farmi spaccare. Ah, fatta. Salve signorina. Ciao, Nego, benvenuti a tutti. Che paura, signora. Ma che cazzo è sto closet? Di qua no. No, ma muoio io, lo so per certo. No, passerò no. Un'ora senza far niente. Già lo so come finisce qua. Ma secondo me ci possiamo ritirare su in vita, no? Possiamo ritirare in pensione. Ma che ne so, ma credo di sì. Nel closet, eccoci qui nel closet. Dov'è il closet? Ha tirato dietro di tutto. Di qui il demonio! Il demonio! L'ho fotografato il demonio. Si è tolto metà vita, però. No, c'era fatto, vecchia. Ho fatto. Allora, adesso dobbiamo trovare il candelone e metterlo. Ragazzi, ci sta la signora con il candelone. No, ma non tirate le cose. Dobbiamo solo scappare. Sono scappato, eh? Vai. Ragazzi, però io sono incastrato. Mi fai male. No. Ho sentito urlare. Sono finito. Sì, perché non... No, è qui con noi, Aggratemela. Lagro, vai, che te la countero. Ma come sei sceso veloce dalle scale, Lino? Ciao, Nego. Guardate ovunque. Ma è di fortissimo, dobbiamo trovare una candela. Ah, perché non l'hai trovata, pensavo l'avessi trovata tu. L'ho trovata, la candela. Andiamo, vai subito su in stanza a metterla, vai. Buttagliela. Oddio, non mi ricordo dove è la stanza, accompagnatemi. Di sopra sì. Di qua? No, non è di qua. Porca puttana. Non è di qua. È di là. Che cazzo? Signora! Di qua, arrivo. Followatemi. Ah, dove cazzo, sta andando lì. Oh, veloci, dentro di qua. Tagliamo per il bagno.
Gianni, teniamo per il bagno. A sinistra, no, a sinistra, a sinistra. No, vai, no, via, vai via, vai, poggiala, poggiala. Chiudo la porta. Io la candela, candela. Ok. Si può urlare fortissimo. No, ragazzi, non si può fare. Signorina, si è svegliata. Si è svegliata. Come sta, signorina? Come sta? Tutto bene? Signorina, ci no, è tornata. È morta. È morta, niente. Scusa, ma ste candele, ma quante ne abbiamo? Due? Sembra dei, no, cazzi, tre. Comunque. Tre ne abbiamo messe? Tre? Manca una, due. E poi mancano tre croci, tre. E poi gli oggetti della stanza. Comunque sono chiaramente dei cazzi finti fatti da, come si chiama? 100%. Complimenti, tra l'altro. E di Dragon... Lino, dove li fanno? Ah, no, scusi, Dragon. I cosi di cera, dove li fanno a Napoli? Come si chiama la via? Che fa le statuette. Ah! Oddio. Oddio. No, San Germano, esatto. San Giorgio Germano. Con il siletto non si può toccare. San Giorgio Germano, sì, esatto. Ho provato, non si può. No, sono i Bad Dragons, ragazzi. Googlate Bad Dragons ed è chiaramente quello che stiamo vedendo qui. Uguale? Va bene, ragazzi, ho la memoria piccola. San Germano. Allora, una cosa, dobbiamo trovare il messaggio con la candela. E io l'ho trovato un rosario. Bravo. No, il messaggio con la candela. Sì, il messaggio, no, con no, la il candela. No, prima vorrei trovare un rosario. Ah no, questo è... No, ma questo è quello lo di stesso. Prima? Sì, è lo stesso questo. Ah, ma quindi ci lascio quelli di prima, che errore. Chi è che fa vento gioco, qua? Io? Perché ho poca tu vita, vorrei della vita. Adesso il mostro non c'è, quindi possiamo vale cercare tranquilli. Beh, ragazzi, mi confondo spesso e volentieri con me stesso. E volentieri. Esatto. Non trovo un cazzillo. Non trovo niente. È lunga la casa, eh? C'è un nel basement c'è un rosario, se volete. Arrivo. Era quello che voleva Lino. Però io, mi sa che anche l'ultimo, prima ero in uno di vita. Sì, io ne ho uno, quindi sai che li abbiamo tutti belli che sprecati. No, sì. Allora questo qui sotto spawna sempre. È la 40ª volta che lo prendiamo là. Ah sì? Allora magari spawna ovunque, scusa. No, sai, magari spawna sempre lì. No, non ne ho trovati altri. Voglio vedere se riesco. Trovato. Mannaggia. Dice eat wine and dines, quindi vuol dire che è in cucina. No, nel living room. Sì, però aspetta un attimo. Non è che rispondo un altro rosario anche per me? Qui sopra, gatto, dove ho trovato il messaggio? È una delle stanze da letto piccoline. Ok. Sopra, appena sali dalla scala. Non andare in cucina, per l'amor di Dio, eh? Non entrare in cucina. Dov'è? Vedere se ne trovo. Appena sali altro la scala a sinistra. Ci mi sono, vedi? Non c'è un cazzo. No, no, non vedo. Hai definito gli eyes. Sali la scala, gli non del basement, no, proprio il piano dopo. E sono sopra la scala, a sinistra non ci sei, Karim. Non è vero, cosa dici? Oh, c'è la scala, sono a sinistra, sì. Scusa, c'è un'altra scala, c'è? Ma che cazzo dici? Non è che sono quella del basement? Lino, sei morto? È entrato nel living. Ma tu sei una testa di cazzo. Ma tu sei un cretino di merda. Tu sei una testa di cazzo. Questa è un'altra scala, comunque. È un'altra. Ma mi hai colpito! Aspetta, no! Che tiro fuori la fotocamera adesso. Dov'è? Ragazzi, sei un cretino. Ma ci ho messo solo il piedino. Aia. Non lo vedo, non lo vedo. Solo il piedino gli ho messo, va. Dov'è? Efficiente impunito. Ehi, lì, mi fai male, è qui. Ma non lo vedo, non lo vedo. Vede, non ma qui vede. Dove? Mannaggia, ma ci sono passato a fianco. Dov'è? Lo sta massacrando, ma non si vedono. Sarà sotto. No, aspetta, l'ho visto per un istante. È qua che gira, okay. Il camperone. Dai, Ho un rosario, gatto, se ti serve. Quello gli volevo far prendere. Sì, perché c'ho uno di vita. Prendilo, prendilo. Qua. Eccolo, dai, che lo uso. Beh, se n'è andato, dai. E non è vero, dobbiamo fotografarlo. Se n'è andato, dov'è? Giro così, giro. Eccolo qua. E questo scale. L'ho fatto. Buono. Bravi. Adesso arriva la signorina. No, bravo. Altro che bravi. Quello lì, bravo, non se lo merita, va bene? No, effettivamente, gatto. L'errore, guarda caso, l'ha fatto lui, Vabbè, è chiaro. Perché mi avete invitato? Per questo mi avete invitato. Mesi. Per fare gli errori. Così non mi avete voi la colpa. Grazie, Linus. Allora, dobbiamo trovare un pistolone. Sì, l'ultimo pistolone. No, ragazzi, sì, però non poi dopo ci deferire. Va la collana, il pupazzo. E tre croci anche. Vabbè, lo vediamo domani. D'argento. Ma una per volta, madonna, ma ci vuole una vita per fare tutto. Però sai che questi mi piace cazzi più della questo? Bad Dragon.
Mi sì, piace più questo che l'altro. Anche io preferisco sì, quelli così piuttosto che... Ma i lupi mannari erano una rottura di cazzo uguale. Ah no, però aspetta, l'altro era quello dell'intero villaggio, vero? Sì. No, però era figo quello là. Era figo, però anche quello era una rottura di coglioni che non finiva altro. No, figo, sì. Figo era figo, eh. Però il fatto che abbia messo due modalità così diverse... Sta salendo sopra. È vero, è vero. Mi piace scusami, molto. Dov'è che dobbiamo andare? Sta salendo andare, sopra. Ma... Ah, stiamo cercando. Ho detto che stava salendo sopra. Mamma mia. L'ha detto, effettivamente. Sì. Pensavo fosse qui. Siamo allora, in cerca di una candela, no? Nel basement forse, allora, non la vedo qui. No, hanno anche detto non andare in cucina, ma me ne sono dimenticato perché non so dov'è la cucina. Strano, certo. Sarà mica quella dove si cucina? No, eh? Signore, ma dove si mangia? Non c'è il tavolo. Vedo del fumo, è lei? Vado di sotto io, vediamo nel basement se c'è qualcosa. Io sono salito sopra, vediamo se c'è sopra qualcosa. Comunque mi sto cagando più adesso stasera che ne ho trovato... Vai. Hai provato il pistolone? Sì. Vi aspetto sopra. Ciao, Bio. Allora magari cambia la missione se sta mettiamo salendo. La candela. E c'è la signora, però me la dovete counterare un attimo, eh. Vai, gatto, aggratela. No, 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 che aggrata. No, no. La gloria. Dov'era la stanza? Eccola qua. Qui, vieni, vieni qua. Ah, ma tu eri proprio qui a non fare un cazzo, bravo, ero già qui, Ero già qui, va là. Dove va? È Lino. Sono io, ciao. Ma che cazzo? È Lino che non si può nascondere nella casa del Dio. Andiamo. Okay, è romano. Dal Vaticano direttamente. Signor. Vaticano di Roma. Non si può nascondere davanti al potere del Dio. Quindi dobbiamo trovare altri indizi. Ciao. Dobbiamo trovare altri indizietti. Bazzito. Abbedico. vabbè. Me lo vedo il papa. Bello, però un bel papa romano. Allora, il nome del padre. So Dio. Della Dina. Mannaggia miseria. Ah, e vedi, spawna sempre il rosario qua. Bello, l'abbiamo perso completamente. Ma è meglio che sia così, guarda. Prendi. Sì, abbiamo trovato il pistolone. Dino, sul letto sì. C'è il coniglio, però purtroppo sì, ma non si può prendere. Non è mezz'ora che lo diciamo. State zitti. Andate giù, che forse c'è un altro messaggio giù, che sopra non ne vedo. Allora, il nome del padre e il figlio, lo Spirito Santo. Vabbè. Amen. Chi è che stava suonando l'addio al nubilato qua? Ho sentito una canzone. Allora. Dobbiamo trovare il luogo adatto a vivere. E non mi rompere i coglioni. Forse fuori, guardi, io... No. Porca troia. Ah! Che cosa c'è? Hai trovato, che non ci sono neanche i mostri. Ha trovato. Ti sei bloccato, Lino, tutto bene? Lino, serve la candela a leggere i messaggi, no? Ma tu sei un deficiente. Ma tu sei un cretino, tu sei... Guarda, Madonna santa. E mi stavo facendo i cazzi, mi stavo girando. Io mi sento male. No, fisicamente. Stai attento. Non c'è qualcuno nel basement è andato con la candela? Sì. No. No, è quello vecchio, quello. Er pupone. Ma allora, secondo me, non sono due nella stessa stanza. A rigor di logica, quindi secondo me nel basement non rigore. Lo ritroviamo. È possibile, però io tipo il mio l'ho trovato in un armadio piccolo. Sì, certo, però era bene. Da un'altra, esatto. Poi faccio la benedizione a cucchiaio. Oh, sì. Allora, guarda che io sto dando un sacco di mano, eh. Sì, certo. Sì, per un errore che ho fatto. Se la spalla comica. Ne hai fatti 8 in 10 secondi. Ma perché è meglio sbagliare tutti insieme che sempre in continuo, capito? Ma tu ne... Ah, l'ho trovato! Bravo! Dice, lurca in spazi piccoli. Ma che cazzo vuol dire? È quello, it lurks in tight spaces, in spazi stretti. Ho capito, ma che... Magari il corridoio. Del water? Che vasca lunga. Là, no, stretti, dici. Non deperire, per favore, dov'è? La foto! E dov'è? Ma dove sei? Dei baci. Sulle sopra, scale. Sopra. Sì, dove ci sono le scale. Mannaggia, ma sempre io. Permesso. Sinistra. Oh, Franco, vieni qua un attimo. No, goccia, paghe, sei a macchina in mezzo. Fermo, ok. Mannaggia, cazzo.
Non ho pagato il debito. Mi ha ferito morendo. Mi ha ferito uguale, sì. Vabbè, c'ha il martirio, c'ha. Giustamente. Il Modern Warfare 2 veramente. Oddio, sta pecora! Sono morto. Come? Come è morto? È stato come i cani di Elden Ring, mi ha tolto 9999. Ma ha detto please help il mio personaggio con ti vedo in piedi però, sei vivo? Sì, ti possiamo aiutare in qualche maniera. Sei respawnato, Karim? Sei vivo? Uso il crocifisso, sono full. Perfetto. Magari ti ha solo buttato giù un attimo. Chi è? No, ragazzi, sto morendo. E non morire. Non so come. È la signora, c'è. No, non è stata colpa della signora. Hai usato il potere di Dio? Ancora l'ombra? È come se ci fosse ancora... Porca puttana! E senti come frigge. Signora, che paura, che è tutta a terra! Per caso avete un crocifisso? Uno stoccafisso, un crocifisso, qualcosa? Ma la signora, no, che paura. Sì, perché adesso fa l'esorcista per davvero. Nel nome di Dio! Tomare vacca. Mi ha trovato. Dai. Muoio, ragazzi, muoio. No, dove sei? Dove Karim, sei? Non ti preoccupare. Sono in bagno. Al piano sopra. Sta followando me. Mi segue su Instagram. Signora, però. Signora, che cazzo, però. Certo, si dovrebbe. E basta. Cercate la candela. Candela. No, che candela? Non è ben finito. Ma era Silver Cross, niente. Ha cambiato gli oggetti, sì. Sì, vabbè. Mi hanno tirato dietro una scarpa, ragazzi. Ma che ci vede una Silver Cross? Vabbè, una Silver Cross sarà... Come di Dio, tomare vacca. Se trovate un rosario, datemi, che c'ho poca vita. Your mom is a cow. Vai. E dobbiamo andare nel basements. Scendi giù che potresti trovarlo. Ciao, Ifrit. Ok, tanto potrebbe... Dio mio! Sta lussoso? Mi ha colpito, no! Sono morto! Che è passato! Ma morto! Oh, mamma mia, signora pecora! No! Please help! Che cazzo, dimmi che urla. Lo puoi restare. E non posso niente io. Non so. Sono nel basement. Anche ma sei vivo? Ma spawni sempre. Tirami su. Ah no. No, sei in piedi. Che cazzo vuoi? Okay, ma bellissima. Bravo, hanno fatto un bel gioco. Bravi. Non possiamo morire. Ma allora la paura fa 90 qui. Ma forse se ci uccide tutti assieme, sai. Ma sono sei full vita? No, avevo zero vedi, vita. E allora vedi. No, adesso sei full vita. Il gatto è a terra. Scusa, Lina è a terra adesso. E cazzi sì? Cosa se ne però è a terra davvero? Perché io non sono andato a terra, gatto? È perché tu ma sei io un figo. Ma sto in realtà. Ho bisogno di un crocifisso, però. I summon the Holy Lord. E qui c'è una croce rossa. Dove io sei? Non la vedo, la croce rossa. Lino, stai fermo? Dove sei? Sono sopra. Non sto capendo. È in piedi, guarda in piedi. Sta camminando, i cazzi suoi. Però non c'ho vita. Vabbè, curati. Ma... E come mi curo? Con l'acqua sana, ma beva. Ti illumini. Ma poi cammino con la Waller a 90. Ti prego. Mi portate un crocifisso, uno stoccafisso, qualcosa? E non ce l'abbiamo. Devi andare dove sia. Dove come le, non ce l'abbiamo. Le risposte sono diventato di Napoli, carino. Ormai. My name. Non morire, Come faccio a non morire? Sta da me. Ma chi se ne frega, tanto non può morire, abbiamo capito. Ma non lo metterei scritto. Sì, non contestiamo la sorte. Qualcuno ha avuto un attacco di diarrea, io l'ho sentito. Però... la puttana di sua nonna! No, eccola, sì, era lei. Era proprio la puttana di sua nonna. Sì, ma non posso camminare così lento, mi sento male. Ok, l'ho fatto. Sono immortale, non si capisce, Mary. E sei uno zombie, quindi sei lento... Però vedo la croce rossa, quindi qualcosa perché succede. Siamo in fin di vita. Potrebbe anche essere che abbiamo del tempo e poi moriamo, Signora, ma che cazzo fa? Ma che cazzo? Ragazzi, io sono morto, mi ha limonato. Please help. No, please ma help. Adesso sei di nuovo in piedi, vero? Sì. Esatto, però ragazzi, hai la croce rossa, tutto. Quindi ho... sì. Solo che non trovo la croce, dove cazzo è? Benvenuto. Mannaggia la... Mi batte forte il cuore nelle orecchie. Allora, ragazzi, abbiamo una missione. Andare subito giù. Questo male di pancia. Ma al basement? Sì. No, non c'è niente nel basement. Ci siamo già stati. No, vedi che... io vado fuori casa perché così non mi ammazza. Ma tu sei un... Ah, mi stai ignorando però a me adesso, eh? Eh sì, perché tu sei... Hai la croce come Lino. E allora, stai fuori che magari esploriamo io e Lino. Va bene. Mi ha dato un bacetto. Secondo me se a terra Karim è game over. No, me lo vedo io. Sono al crocifisso. Dov'è? Sotto. Nel basement?
Sì, no, ma se io adesso rimango fuori, fuori ma e fate aspetta, voi. Aspetta. Ma intendi il crocifisso? Il rosario. Pezzo di merda, guarda. Potessi, ti ammazzerei con le mie mani. Ti strangolerei. Morbide, scemo, però. Un saluto alla Omba. Grazie anche al sottotitolo. E risponde pure. Allora, stai fuori. Sei rifatto prendere? No, è lì davanti, l'ho visto. Sì, ma allora, ma non troppo. È possibile. No, ma sono morto un'altra volta. Ma perché è diventata poi, più forte. No. E poi sì. Non si deve arrabbiare, no? No, più che altro attacca 8000 sì. Volte. No, e è diventata molto subito. Più veloce e forte. Quindi ma si sì. Sfonda letteralmente un colpo. No, un colpo no, però te ne tira 40 in uno come il cane di Elden Ring. Sì, ma lasciateci esplorare noi che siamo morti adesso. E quindi allora, io guarda fuori, Lord. Sì, stai fuori, vediamo. No, guarda, non è arrivata fuori. La signora, sto per morire, quindi, no. Sì, guarda come muoio. No, ma non te la blocco, sei, la croce. Te l'ho bloccata. Grazie, vado fuori. Non scusate, ma com'è possibile che non c'è la croce? Non è che magari è fuori, ma chiedi alla suora. Sto guardando. Se l'è ciulato la voleva vendere. Sì, ha buildato l'argento, dica scemo. Sì, mio, mannaggia. No, nel inventario non c'è veramente da nessuna parte. Anche perché è un oggetto. Mi viene da pensare una... No, è impossibile che le croci sono le nostre, no? È una cazzata. No. Beh, hai provato a metterla? Ci servono per difenderci, no? No. Anche perché se sei da solo non credo ce ne sia una di croce. No, infatti. No, è una teoria. Torna giù a prendere rosa. E aspettiamo un secondo, perché se non lo troviamo... No, non credo ci peggio. Sia più. È peggio. No, rispawna ogni tot là, eh. Perché it's lo troviamo sempre. It's very good, Binge. We are great. Do you like allora. Them? Right? Ti prego. Sì, è all il rumore delle racchette long, ammazza zanzare. Per night. Davvero. Yeah. All night. Niente long. Fuori, vero, carino? No, we didn't exercise her yet. But she's screaming. Secondo me tra un po' mi faccio la cartella permanente. Ok. Stiamo guardando un po' ovunque. Chat, aprite pure voi gli occhi che magari c'ho la piccola. Ok, gli occhi piccoli, non vedo. Ma non sono morti, ragazzi. Sono in fin di vita, semplicemente. Esatto. Sì. Però le signora. Ho visto oggetto dimenarsi dentro un armadio trasparente. Ah, allora prova. Dove? In che stanza? Se non ci ho mica fatto caso? Ma che la stanza grazie che per i due mesi. Non diceva lo so, che era in uno spazio piccolo. No, lei era in uno spazio piccolo. Cioè, attivare il fantasma. Il consiglio è per attivare il fantasma, il non fantasma, per trovare sì, la... Sì, è vero. In thy name of... Allora. Sì, non si può camminare più veloce. No, mi piace camminare lento perché sono stronzo. Hanno detto lì, no. Dove? Davanti. Lì. Lì è un po' confuso, però lì, stanno dicendo quello. Quindi. Lì dove? Io mi taglio i capelli. Dove sono questo lì? Dai, lì è... Sulla parete. Ma che dove dobbiamo mettere mica è il crocifisso. Vabbè. L'hai trovato o no? No, non c'è niente. Ah, le hanno detto dove va messo? Siete un po' stronzi anche voi. Ma siete veramente scemi pure voi, Madonna santa. Che banda ognuno c'ha la chat che si merita, Diciamola questa cosa. Diciamola. La spada. Io sono però. Fuori per evitare che voi muriate, sono qui. Link della luce dietro. Guarda, trovi tutto nel mio link di Amazon. A spadate. Mi sto sbagliando, non preoccupa. Comunque vorrei dire all night long. No, allora ragazzi, non c'è. Non è che. Grazie, Dexmax. Che non lo vediamo. È che non esiste. No, è finto. Non c'è, c'hai ragione, non è vero. Ho clippato male in mezzo alle pareti, tipo. Cioè, abbiamo visto più o meno ovunque. Metti 15-18, ecco. ragazzi. I summon the Holy Lord. Allora, find a super cross in mezzo. Sta nuotando. No, dobbiamo fare. Trovate, scusa, i rosari, non riuscite a trovarli? Sì, uno è giù, come sempre. È andato a prendere. Però, no, ma ha ragione lui, non sprechiamo. Ah, per evitare di... Okay. Cioè, se non sappiamo dov'è, ci riammazza, perché ci riammazza, è davvero troppo potente ora.
e non concludiamo un cazzo. Non è che noi da morti non lo possiamo vedere. Ti immagini se è questo. Ah, Cristo. Però anche io effettivamente non l'ho vista girando tutta la casa, però. Ma che dietro sta porta, ti immagini? Vediamo. Beh, potrebbe essere, però, No. Cioè, non è brutta come teoria. Grazie pastore per i 37 mesi, Only Maya per i 25. Ma no, la Croce Rossa indica che loro sono a terra, ragazzi. Sì, esatto. Quando iniziano quei consigli a caso, mi ammazzo. Oh, Madonna. Allora. In my name of love. Ciao, Jack. È finita, finita. E allora dobbiamo riviverci. Cioè, dovete rivivere. Adesso vado a riviverarmi. Però riviviti fuori, così entriamo insieme. Va bene. No, meglio non andare insieme. Se vuoi, ci diamo il cambio. Ah, giusto, è vero. Sì. Meglio io averlo sono un backup. Sono in fin di vita io. Grazie, Fede. Ciao, Karim. Ma non cammini, tra l'altro, dai, non fermi. Mamma mia. E Madness per i 21. È terrificante quello che sto vivendo ora. Oh, night long, oh, night. No, dopo un po' non ci caga più, inverno. No, letteralmente... non ci caga più perché abbiamo il cuore che batte. Esatto. Perché sono in fin di vita. Cioè, vedi, mi è appena passata davanti, non è interessata a me. Io do un'occhiata anche al basement, già che ci sono, metti che no, credo che please help me l'abbia detto lei, e non no, noi. No, lo dice quando vieni mangiato. Sì, ma lo dici tu. Ah, ciao, Ria. Welcome. Però qui anche perché non c'è da ressare, sono vivi, sono in fin di vita. Sì. Oh, Madonna, stava per uscire dalla casa, che paura. No, allora. Eri qua, non si vede. Ma secondo stiamo sbagliando qualcosa, non può essere. Beh, che tranquillamente si può essere clippata da Find a silver parte. Cross and bring over to the exorcist. Posso anche usare la candela, ma non cambia chissà che. No, cioè, si vede leggermente in più, si vede. Oh, io ho fatto sta zona almeno 100 volte. Cioè, non c'è sta. Mamma mia, che paura. No. Sì, Leo, è tutto un altro gioco, vedi? C'è qualcosa che non va. C'è il signore che cattona lì. C'è qualcosa che non va. Lì non mi raccomando, difendi Karim adesso che sto uscendo. E io soltanto sono in fin di vita, appena mi vede mi ammazza. Ma come stai uscendo, gatto? Cioè, probabilmente. Ok, sono fuori. Oddio. Oddio. Che è sto su? Okay. Ah, ok, perché sei curato. Ah no, sei curato, mi sono curato. Ok. Ammazza, c'è un bordello fa quando ti... Dove mangio? Oh, le croci erano appese, no. Non per... Ah, oh, no, ma è probabile che siano appese, però comunque in mezzo immagino... Che... Qualcuno l'avrebbe vista, credo. No, ma quantomeno d'altezza uomo. Comunque ho trovato anche il rosario. Che faccio io, entro, gatto? No, aspetta, esco pure io e mi curo ed entriamo. Okay. Hai trovato anche tu la cura, ma sempre di sotto? Sì, ha detto grazie per essere venuto. No, è la suora. È la suora. Ma che cazzo? Sono cacciato dal club, siamo fuori. Mi sta facendo uscire. No, ma tanto me lo togliamo perché esco pure io fuori e mi curo. Se capisci come cazzo si esce. Sperando che appunto non sia come qualcuno diceva che in fin di vita non puoi vederle, ma mi sembra strano perché non sei morto, sei in fin di vita. Esatto. Non sei morto, sei in fin di vita. Ok, la chiesa. Ragazzi, ma come si uscirà? Dio, dall'altra parte. No, eri giusto. No, da lì pure si esce. C'è l'uscita, quella che ho fatto. Ah, ok, quella dal retro, dici. Okay. Sì. Quella dalla cucina. Esco da lì. Guardare sopra le porte per caso. In che senso? Cioè, tu dici proprio che sta sopra le porte? Sarebbe incredibile. Conti come morte e moriamo. Nello stipite? Ah, ragazzi, siamo vivi. Ok, mamma mia, vado dentro, vado io che sono in vita, va bene? Intanto mi prende subito perché è qui. Ok, io intanto do uno sguardo. Che tu potevi aspettare un secondo, magari, che girasse l'angolo. No, era andata... ha girato l'angolo. Poi vai nel basement a vedere se magari niente ti trovi uno per una volta. Curetta. Mi manca già un po' tribale. Ah, sono morto. Vai nel basement. Si è durato molto. Please help. Please help. Te lo dici in un modo così tranquillo. Sì, please help. Mi ha preso di nuovo. Ah, mi ha preso di nuovo, sì. Please help. No, non dirmi che stai morendo. No, sono molto lento. Morente. Ok. Ma proprio tanto lento, oh, Madonna.
Please help. E adesso a chi tocca? Rientrare per vedere. Vado io. No, però no, aspetta che però vai nel basso. Nella candela quando sono morto. Sì. La prende. Sì. Allora vaffanculo. È troppo strano che non riusciamo a trovarla. Sono molto dubbioso si sia buggato. Più che buggato sarà clippato. Oppure bisogna, sai cosa? Chiudere le porte, vedere se è rimasta appesa alla porta o dietro i muri. O magari dietro una porta, eh? Eh sì. Perché si è appesa ai muri. Ho trovato il rosario. La sua puttana di nonna. Che bastardo. Ha fatto male. Ma sei entrato? Sei pazzo? Sì. Vabbè, Carrie mi esci, poi entro io che mi ha tolto già metà vita. Vabbè, fammi stare così. Vedo se posso chiudere le porte almeno. Povera nonnina. Un genucazzo. Effettivamente sì, dietro non le porte. Non possiamo fare così. L'unico è dietro le porte, ma... Non gli stiviti. Ma tu sei entrato lì, no? No, non ancora. Ah, ecco, no, ecco, non però. Entrare, infatti. No, stiamo fuori, ci facciamo uno spritz. Magari riuscite a chiuderla pure in qualche stanza. No. Lo spritz. No, non credo caffè. Si possa chiudere. L'ape. Ah, posso bell'ape. Chiuderle anch'io le porte, quindi magari dai, anche in queste condizioni pietose posso... Dicono sopra la porta del bagno. Ma perché? Dubbi. Non così lo so. A caso? Non lo so. Vai a vedere. Vediamo ovunque. Quale dei sette bagni che c'ha questa casa? Uno dei sette. Tu guardane uno, poi vediamo. Io vedo fuori, magari c'è un passaggio segreto, non lo so. Metto la luce. Exorcism in progress 40%. Nice. Secondo me ce l'ha la... Ti immagini ce l'ha le... C'è un altro rosario per terra in bagno. Piglialo, buono. Che poi dopo me lo molli a me. Sì. Figato, ricordatevi ma le posizioni, in angolino. Sì. Signor, ma non è che... Madonna, ma niente, pegra. Come sei bello. Ma perché sta facendo... Non riesco a non vedere Van Damme. Non riesco a non vedere Van Damme che... Allora sì. Cazzo, no, non è possibile. Spero che non sia dentro gli oggetti, tipo negli armadi dentro le valigie aperte. Ma si potrebbero aprire, non si possono aprire. No, quelli già aperti. Tipo, io sono nella lavanderia e c'è pieno di ceste aperte. Però non c'è niente dentro. Con la biancheria. Bravo, gatto. Grazie per il mi piace, gatto. Dire, guarda. Olino, mi butto anch'io che tanto Kenny c'ha una cura in più. Tu stai guai a te, eh? Vado! No! Tu non vai, entrare. No, entra, fermo lì. Vai. Fai l'autostop nel porticato. Ma veramente, guarda come cammina. Che schifo. Io qua vedo un problema grave. No, le porte non si può più interactare con le porte, eh? Neanche io, vero? Ma ha preso subito! Madonna! Uno dei fogli che abbiamo letto è metà incastrato nel mobile. Mo' mi viene il dubbio. Anche la croce. No, Lino. Lino, ero fuori, mi ha attaccato. Ero sulla adesso il chat era fuori, perché adesso io lo meno. Ero fuori. Ma che paura, però mi sono cagato. Era fuori con la faccia dentro, sai vedere. No, ero sul piedino dentro? Sì, ma era sulla porta. Che lui ha detto, non era fuori da dentro. No, mia, sei proprio stupido, io ti ammazzo di botte. No, ecco, oddio, ma sta massa. Il primo spigolo che trovo ti ci ficco nella tempia. Sì, uno contro uno, vai. Con no. I tavoli. Io porto il mio tavolo da giardino. Perché? Ci servono dei tavoli. Ci serve. Ho sentito un tank. Ah, sì, almeno ci parlo. Era dentro, era dentro. Ma poi non avevamo dubbi. Era solo la conferma. Era la conferma che volevamo, Gatto, mamma mia. Santissimo. Mamma, con la bronchite nei piedi proprio. Ciao, smunto. Però non c'è proprio, dai. C'è. Io mi sto infilando la faccia nel muro. Sto facendo proprio doom. Mi è venuto in mente che fosse nel closet. Magari che non c'era niente prima. Già stato, non c'è. Però era esploso il closet prima, ti ricordi? È vero, era... inverno. Tra l'altro, sì, era un pochettino era dentro. Cioè, con il piede dentro e stavo guardando il soffitto. Cioè, non ho visto perché? Il mostro. Perché stavo pensando, magari attaccato al soffitto. Sto iniziando a overthinkare. E io sto guardando ovunque, effettivamente. Non è che c'è uno Volktraut che ci può... Sicuramente. E se invece le posizioni sono randomiche? Non lo so. Lo stesso, potresti magari... controllare. Non abbiamo guardato in camera da lei, effettivamente. Ho
copertina. Cioè, io non ho guardato. Io un po'. Però prova, sì. Prova, guardiamo più volte nel stesso Walk posto. Trout, no? Eri dentro che guarda, state zitti e basta. Vedete un secondino se c'è una convinto, guida. Ho detto, ero fuori. Ma ero fuori, sì, per me. Già immediatamente. Era dentro. 5 euro. Va bene, dopo te li mando sulla post-pens. Sulla post-pensione? Dai. Mando, io non ti posso guardare. Madò, sono lentissimo lì, non riesco. Poi c'è il batticuore qua. Ah, ok, quindi tu già sai effettivamente dov'è Turbo. Lo vogliamo sapere? Dio mio, sì. Allora, Turbo, prova a spiegarci dov'è. Dov'è Turbo? Prova a spiegarci un secondino dove sei. Dov'è. Non ha detto prima in bagno? Ha detto guardate sopra le porte. Ma stiamo guardando sopra le ma porte. Ma cosa intendi per sopra le porte? Cioè proprio nell'intercapedine? Nella traversa di muro che c'è sopra le porte sarà. Diteci come tutto. Nelle case vere, insomma. Anche perché lo ma slot quale? Per me lo slot per mettere le ste croci è gigante. Cazzo te ne accorgi se c'è una croce sopra la porta? In bagno dove c'è la vasca. Poi riesci a dirci se è al secondo piano o al primo il bagno? Ah sì, vabbè, io sono al secondo piano. E allora vai, cerca. Devi mettere 15-18 sopra la porta? La carpa porta. Cos'è questo 15-18 lì? No, c'è niente. Un cazzo ogni sopra la porta. Ogni volta che chiedo i codici è sempre 15-18. È la guerra. Ma perché era qualcosa di specifico? No, sono numeri a caso come sempre. È sempre ogni la guerra, dico, ricordatevi, ripeto, il codice. È la guerra effettivamente. Siete tornati allora, qua c'è il bagno cazzo, con la vasca. Sì, allora, sono nel bagno qua. Con la vasca. Anch'io. E non c'è niente. Sono immaginate, vasca, c'è l'abbiamo già presa, ma non lo sappiamo. E apri l'inventario. Guarda che se ce l'ha nell'inventario lui mi no, madonna. Sarebbe stato incredibile. No, non ce l'ho, ragazzi. No, perché sennò. Codice 473. No, se no ce l'avrebbe detto nella missione, credo. Ah, sì. È sopra la porta di un altro bagno. Non è che ci sono così tanti bagni. Ci sono due. Io sono nell'altro bagno con la vasca e non c'è niente. No. Sopra la porta. Dietro la porta, però non posso chiuderla. Comunque, raccogliete. Ciao, Blazza. Dino, saresti morto. Eh sì. O la lavanderia qua. Può essere. No. È probabile che sia random, sì. No, già ho provato Sasso a cliccare, non ha funzionato. Purtroppo no. Ciao Caniot. Veramente perché adesso mi fermo in ogni stanza a guardare tutto. Cioè, prendete i cosi, come si chiamano? I rosari. Già prendo, ne ho due io. Ne ho due, okay. Karim, uno magari me lo droppi dopo. Tra l'altro la signora a me ha preso due volte di fila. Non so perché. Vedi che sotto la porta, magari sta. No, magari no. Chiudere. Voglio sapere da chi sa, non magari. Ok? Allora, ho avuto conferma due volte. Ascoltami un secondo. Sia Gianluca che Turbo l'hanno visto. Hanno visto, penso, anche due video diversi. Spero. È sì. Sopra la porta del bagno. Erano due video diversi. Scambiatevi lo youtuber. Scambiatevi un secondo i video e vedete se sono due video diversi. Anche solo oppure il nome dello youtuber non serve. E stavano guardando la live, tra l'altro, nostra. Provano ad andare tu in bagno. Magari solo i vivi lo vedono. Mi devono passare è un vero, crocifisso. Forse è vero. Forse passatevi un paio di secondo me è così, minchia, no, ti prego. Oh Karim, capite? Se no sai che fai? Mi curo nel bagno. Vai, bravo. Dammi aspetti, ho una cura. C'è una persona nella scala, ecco qua, tieni. Dove cazzo sei? Qui. Boh. Aspetta, prima di curarvi, riandate nel basement che ci sarà un'altra cura. Ciao Fox. Ormai sono su. E sto andando nel non nella lavanderia. Le silver cross sono sopra le porte, okay. Sopra inteso come muro sopra le porte. Credo sia random le porte. Allora, sì, io sto guardando tutti sopra i muri, ma ci sta la croce che noi dobbiamo mettere perché è enorme lo slot. È proprio giga mega. Magari è orizzontale. Ora che vi curate tutte e due, scendo nel basement che mi prendo la. Sto andando anch'io. Non sono curato io, Ho detto quando vi curate. Il mostro sulle scale. No, se ne va, Jeremy. Ah, ti porto un rosario. O ce l'hai il rosario? No, io non ce l'ho. Te lo do. Ne hai trovato uno in più? Non trovo più il bagno. Sì, l'ho trovato nel basement. Sì, beh, sì, dai, almeno lì. Ci viene sempre intorno. Lì. Salve, signore. Sono perso il bagno. Dov'era il bagno, mo? Quindi sopra, sulle porte. Quindi dobbiamo vedere le porte. Tutti stanno vedendo lo stesso video, però, mi sa. È probabile. Sì. Quindi magari è randomico e lui ce l'aveva lì. Però quanto possiamo essere stronzi che non abbiamo visto una cosa. Secondo me non puoi lungo. Non vederlo, vederlo solo se sei vivo. Mi sono curato. Mi sono curato. Holy Lord. Le croci qui non c'è. Sono proprio in verticale. Piano piano non porto. Non c'è, ciao, smuntone. Niente per me. Vai. Grazie, cari. Cambio il bagno. Allora.
dividiamoci uno solo. È Bavangolo, signora, Bavangolo. Karim, tu non ti curi? Ho capito, ma... No! Sì, no. Ah, mica, no, sì, mi curo, aspetta. No, curati, curati, così sì, siamo tutti. Ce l'hai dietro il culo? Ah, vabbè, ma subito, vabbè, ma... No, è solo no. No, sì, ma minchia, ma all'istante. Okay. No, raga, ma è impossibile, però così, sto mostro del cazzo, Cioè, letteralmente va shottato entrambi. E ancora ci mancano 18 sì, 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 oggetti, cioè... Ma manco il tempo di entrare in casa, già tutto uno. Ma sono sempre sopra le porte, dunque. Ma come fate? Quella è uscita oggi, la mappa? No. Ah, da qualche giorno. Di un mese fa, non penso. Ma un mese fa? No, un mese fa, no, però... C'era la... Cosa è il beta della mappa, se non sbaglio. Ma io non... Secondo me si è buggato. Non c'è, ragazzi, da nessuna parte. Secondo me si è buggato, Nel basement su dei barili anche provano a dire. Però... Come nel basement su dei barili? Ma mi pareva di aver guardato anche lì. Torno giù. No, ma noi abbiamo veramente girato tutta la casa, l'avremmo vista, dai. No, raga, secondo me si è buggato. Dovremmo rifare. Dovremmo... Gatto girati, ma che vuol dire gatto girati? No, letteralmente secondo me dovremmo rifare. Vedete? Ciao, Becca. C'è un video, un solo video su YouTube di 9 secondi che mostra la croce. Non ci sono altre indicazioni, quindi può essere dappertutto. Ah, dici che è proprio il walkthrough di... 9 secondi, poi. Mazza. Sono perennemente tentato. Eh sì, che sto mantenendo la porta qui, però non possiamo entrare. L'ho trovata. Dove? Era nel sottoscala del basement, in una zona. Sto morendo. Sono morto. Ce l'hai ancora? Ma morto, morto. Non lo so, aspetta, che c'è la cinematic lì. Please help. Dove era? Era nel sottoscala del basement, nel muro dove non siamo mai passati. Ma vai, dietro, dietro la scala. Perché era buio, colpa mia. Ho guardato. È molto buio. Adesso che ho guardato per bene tra i mattoni, guarda. Mettete la croce e poi entriamo. Così se ne basta. Nel basement non è che niente c'era un rosario? Non l'ho visto. Ma sicuramente c'è. Aspettate. Però bene che anche da morti si possa fare. Abbiamo questo backup ottimo. No, sì, cioè non l'ho presa da morto, l'ho presa e poi sono morto. Vabbè, però inserita. Però, a posto. Quindi, a posto. A posto, dai. Io sto da Dio. È fattibile anche così. Solo ok, che sì, è fattibile. Abbiamo avuto sfiga. Posso entrare? Ho capito dove era qua, era. Allora, però ci fanno notare una cosa. Effettivamente diceva... No, Hide in the Shadow. Quando era... Non c'entra niente, ragazzi. Quante volte. Adesso candele alla mano. Dai. Speedrun. Mi serve una vita, però. Facciamo un po' di scorte di rosari e di tutto. Ma tanto uno l'ho anche usato, quindi non... Nell'altro bagno, forse? Ciao, Gabbona. Grazie ancora. In uno dei bagni è per terra in un angolo, rosario. Era per l'uomo, sì. Oddio, santo. Però posso dire che sta cosa che è stata così difficile da trovare me l'ha fatto scendere un po'. No, è che abbiamo avuto sfiga lì. Abbiamo avuto sfiga, confermo. La candela. Io spero di non trovarlo, però. Eh no, in questo momento diciamo che non è il caso. Siete tutti vivi, tutti in forma? Sì. Ok. Ok, però ora sappiamo più o meno le tecniche di nascondiglio di questi apparati. Sì. Non abbiamo fede, no? Che paura. Come no, io sì. In the name of Lord! Era gigantesca, tra l'altro, però era... Togli la candela se non lo vuoi trovare, ma veramente, guarda, me la tolgo. Che cazzo è successo sto foglietto? Si è garabalta tutto qua. Ma tu non stai bene. Ti ho detto che c'era il foglietto mezzo trapassato. Ma tu non stai bene, oh, maleducato. No, Karim, non sta bene. No, non ho un rosario. Te ne do uno, dai, vieni qua. Come te ne do uno? Ma ce l'avevi in tasca dal principio? Non è proprio vera questa cosa. Ma capito? Tu stai scherzando? Sì. Da mezz'ora che sono così io. Che è successo? Ma non ho chiesto se tutti bene? Ah, ok. E nessuno mi ha risposto. Quindi dov'era? Era nel sottoscala. Mi sembrava questa cosa. Sì, nel sottoscala del basement. Ma dietro il sottoscala. Cioè, figurati proprio. Sottoscala. Manco c'erano scatoloni lì, capito? Dai, speedrun. Vabbè, riportando l'abbiamo trovato. Un quarto d'ora, lo finiamo. Sì, infatti, ho chiesto se stavano bene, hanno detto sì. Guarda un po'. C'era. Allora. Qua non c'è niente. Buonasera. Buonasera. Che bella casina, ormai mi sono affezionato. Spero non finisca mai più questo gioco. È così bella questa casa. Mi sono affezionato alla camminata. Io spero che tutti i giochi d'ora in poi abbiano questa animazione. Ma perché... per davvero. È il più bello della vita, sempre.
Tight spaces. Le si riflesso. Io le scritte erano anche sui vetri, quindi. Ah sì, sì, ma della finestra. Una era sulla finestra, sì. Ok. C'è il temporale. È una mia, sì, come si dice, black. L'ho trovato. Non è If Wines and Dine. No, no, già è fatto, quello di vecchio, fatto. Quello vecchio. Grazie Muppets per i 12 mesi. Quindi io seguo la teoria di Gatto che dice non due in ogni stanza. No, non penso. Spero. Anche secondo me per ora sono sempre state stanze diverse. Ma in generale sarebbe brutto, come game design, due in una stessa stanza. Già è brutto cucina. Tenere le altre scritte, sì. Ma questo è vero. Questo questa è candela di pelle non si consuma. No, no. Per grazie fortuna. Dio, no, madonna. Ma perché mi raccontate? Perché è Oli. Sete. È Oli ok, candle. In tight space ce l'abbiamo fatta. Sto trovando sempre stessi. Anch'io. Occio, adesso è il momento che non troviamo la scritta. Ma veramente, mia, guarda. Adesso scendo, mi compro un. Adesso urlo. No, no. Così, urlo. Fiatto un urlo fortissimo. Avvisami prima. Che i vicini arrivano, che chiamano i carabinieri. Penso. Ah no, lurking in the light space, tight space. Non è che sta sui i tetti, i no. Però tu guarda ovunque lì, non si sa mai anche sopra. Gioco di pelle, ma che sta per di fuori? Cioè, devo ritirare quello che ho detto. No, è bello solo che a parte che si scialacqua tantissimo, secondo me poteva mettere meno oggetti. Sì. Cioè, ha bisogno di mettere 100.000 oggetti. Perché sennò la gente dice "è troppo poco". Era gratis l'aggiornamento, pure se dura 10 minuti va bene, gratis. No, grazie che, Zuppettino, allora, lo schifoso. Che almeno il primo, la prima mappa, era funzionale. Cioè questo qui mi stava divertendo di più, però la roba la trovavi, era facile, sapevi esattamente che fare, bla bla bla. Qua invece com'è possibile che in una paura. Casa minuscola... Ero io, sono io. sto guardando guardare fuori. Più verso in basso anche. È una casa minuscola e non troviamo le cose. Vuol dire che c'è un problema di fondo. Da quanto tempo, Zuppettina? Come stai? Grazie a Draco per i 17 mesi. Ma come è possibile? Sono stanco. Ma nel basement già ci siamo stato, fuzzillona. Vabbè, ci rivado, va niente. Sto andando anch'io, sono anch'io nel basement. Andiamo tutti, facciamo una festa. Qui, ciao. Yeah. Ah, miseria. Vediamo tu negli angoli più nascosti del Malone. Dobbiamo Madonna, vedere se il prossimo messaggio lo troviamo sul soffitto per terra. Urlo, perché ti sai giuro. Che perché, anche Madonna, perché non si riesce. Sicuro è in un posto tipo dietro il televisore. Il messaggio non lo vediamo. It's down here with you. Già l'avevamo fatto, vero? Sì. È quello che è il primo. Ho capito, ma la mia memoria è quella che è, lo so. Me l'hai detto triste, carino. Tristissimo. No, mi dispiace, diventerò più memorioso per te. Dai. Grazie. Ciao, dovrei farlo anch'io in realtà. No. Mannaggia. Guarda che una scritta è nella sua stanza, guarda. Su di lei. Un tatuaggio. Un tatuaggio. Ne ho visto un secondo nel base. No, allora, se l'avessi inquadrato anche solo per sbaglio... Ora saremmo già tutti morti. Però andiamo a ricontrollare di nuovo. Appena sceso nel basement dell'angolo subito a sinistra sembrava un messaggio. Lì no. Se te l'hanno detto in due magari è lì, eh. Oh, vediamo. Ha ragione. Vuoi vedere poi urlo. Era due nel basement erano. E niente. It's sick after children. It's sick after children. Quindi è la stanza di un bambino. Ok. Allora, ho la quindi fotocamera. Prepara la macchina. No, andiamo insieme così abbiamo più è sopra. Amici. Sono è al sopra. Cesso. Sì, è qua. Ci siamo? Qual è la stanza del bambino? Ah, sì, questa? Sopra, aspetta. Sì, è sopra la stanza del bambino. Dove siete? Bravi, bravi sopra. Che avete avuto occhio. Aspetta, non vi vedo. Sì, però l'ho inquadrata, quindi. Babbo, non ci facciamo domande. È qua. Followatemi. Sì? Vai, sono un tuo follower. Non lo vedo. E non c'è. Ce n'è un'altra stanza dei bambini. No, al pavimento blu, però. Però è più da bambini quell'altra stanza. È vero. Eccolo. Mamma mia. Bellissimo letto. Ho tavolato il letto, guarda. Ci salgo sopra. Vai.
Oh, guarda che arriva, Bonnie, guarda che arriva. E tanto ce l'hai dura macchina fotografica. No, l'hai già fatto, Gratto. No, arriva lei, sì, ma arriva lei. Giusto, la tizia. Mammazza. Ragazzi, mi ha ucciso. Scappate, uno fuori, uno fuori. Sono fuori, io sono fuori. Zino, tu cerca la chiave. Ok. Ah, cosa? Però abbiamo rotto. Sei fuori, Karim? Bellissimo, sì, sono fuori, cercate. Benissimo. Sono fuori dal tunnel del divertimento. Ma com'è possibile che sta bastarda già qui? Insomma... Riporta. Ha detto Jim. Please help. Lino, vai nel basement a raccattare il rosario? Che vado. Così... Ecco. Ma che cazzo... No, ma è diventato troppo forte. Però. Cioè, così non va bene. Ci bilanciato da morire. Da solo è come molto. Fai? Da solo non lo fai. No. Ok. Dove c'è allora? Allora, ora, secondo... Oh, il rosario, mi dici di usarlo o cosa? No. Secondo te, cazzo? Okay. No, esploriamo un pochino. Esatto. Ora la mia domanda è: dove sono? Allora, vediamo nel bagno sopra. Magari lo troviamo sopra. Sono io già io sopra, vai. Okay. Stai a metà tu. Ok, sì, sto al primo piano. Ciao, Rinner. Controlliamo bene sopra le porte. E dietro le scale, tutte. Ciao, Zero. Tutto bene, tu come stai? Aprite gli occhi pure voi, chat. Tutto bene, non direi, però va bene. Beh, la mia persona sta bene. Muoio! No, come? No, non è vero, era per farti prendere male come hai fatto tu, Lino. Guarda come si lega le cose al dito. C'ha ragione, io ho trovato il sonno troll! Vado a metterlo, ragazzi, l'ho trovato! Bono, buonissimo. Rotto il gioco. Si può fare anche da morto. Sì, l'abbiamo rotto. Abbiamo rotto il gioco. Ma va benissimo così, sennò non l'avremmo mai finito. No, ci vuole 40 ore rompendolo il gioco, figurati. Io però avrei bisogno di un rosario. Dov'era l'altro? Nell'altro bagno? Sempre ce l'ho uno io, se volete. Guarda, sto venendo fuori. Sì, mettete la croce così. Okay. La crema. Mettete la crema. La crema, mi raccomando, che c'è il sole. Era un piove. Dai, gatto, ce la fai, eccolo. Oh, no. Secondo me, metti il crocifisso e muoio per sempre, guarda. Ah, no, non l'ame. L'ho messo. Mi posso curare? Sì. E mi raccomando, trovatene un altro di rosario, cose. Sì, prendiamo prima i rosari. Mamma mia, veramente ce l'ho così, piedi, dilla. Allora. Ho preso un rosario. Quindi a sto punto possono essere ovunque, anche doppi nelle stanze. Sì. Non c'è più regole. Non c'è più nessuna regola. No, zero, è anarchia pura. Allora. Qualunque muro è buono. Pensavo di averla trovata, invece era la marca della K. Guarda qui, ho detto Max Stov, no. Ma che cazzo. Ragazzi, occhi aperti di nuovo, vai, che non i miei sono religione, ormai sono chiusi. Siamo tutti nella stessa stanza, poi. Ma chissà se in Bethesda ci fa vedere il gioco di Indiana. Ah, tra l'altro, Gatto, volevo chiederti, per le conferenze, quanto durano? Tu sai quanto durano? Allora, dai 90 ai 120 minuti, Summer Game Fest... E le altre, mi pare 90 minuti anche Microsoft, il resto no. Ok, madonna, perché volevo recuperarmele venerdì, però avevo paura che fossero 4 ore l'una, ho detto madonna. Venerdì... Beh, allora, sono due domani. Sì, e però quanto durano in tutto, secondo te, 3 ore? Non lo so, perché c'è Devolver. E Devolver, devo dire, è sempre quella più divertente. Allora. Però mi cago il cazzo, sai? Anche io, sì. Cioè, perché loro sono strabravi, però è una conferenza. E non però è io voglio vedere i giochi. Esatto. Poi di giochi ne hanno due. Cioè, ogni esatto. Tre ore a fare roba per ridere, poi sì, però basta. Non è che diventi il buffone della classe. Niente, ragazzi, non c'è manga la minghia. Madonna. Perché sono bravi e bravissimi gli attori, tutto quanto, però sì, sono spettacolari. Avete rotto i coglioni, fammi vedere il gioco e vai via. Dove siete, scritte? Ci sarà una sotto il divano qui. Ah no, volevo chiedere prima, la seconda scritta nel basement, Lino, a che altezza era? Era giù o su o media? Sempre altezza palle.
Dino, come va il culo? Bene, perché oggi non ho messo le scarpe. Allora, ti ci porto e te lo faccio vedere. Rispondi alla domanda. E devi rispondere, vieni, perché non risposto alla domanda delle palle. Come ti ho risposto io? Ti ho risposto io, ma voglio saperne di più, però. Allora, in pratica, mi sono arrivate le scarpe, le Skechers. No, ma rispondi alla domanda. Ah, prima di qua ti sto dicendo... altezza faccia. Altezza palle, no, l'ho visto io ad altezza palle. L'avete trovato? Ho sentito sussurrare? No, ho sentito sussurrare, ma non... Sono arrivate le Skechers, dicevi. Ma scusa, ma io ho visto la stessa di prima. No, ma è sordo. Sì, sono arrivate le Skechers, le ho provate, sono bellissime, le ho utilizzate per, insieme per abituarmi, le ho messe durante la live. E non so per quale motivo mi facevano male tantissimo al culo. Ciao, Girarossa. Come? Giù, sì. Perché forse perché tieni i piedi storti e quindi sei abituato a tenere i piedi storti, quelle te l'hanno messe bravo, dritte. Bravo, veramente? Esatto. Sì, oh, e no, mi hanno distrutto il popò. No, vuol dire che te lo stanno sistemando in realtà. Infatti le dovevo mettere anche oggi, però non avevo paura di soffrire. Fa troppo male, dici, certo. Sì, sì. Ci sta. Anch'io le Skechers, ma non mi sembrano così, cioè le mie sono bellissime. No, perché Lino tiene i piedi storti quando sta in live, probabilmente, esatto, quando sta al computer. E quindi mentre le scarpe... No, gliele, okay, gliele raddrizza e sì, gli sta sistemando il culo piano piano. Adesso di ora... ho le gambe incrociate e sono seduto con le gambe incrociate. Anch'io. Invece con le scarpe no, sto seduto normale. Ma tu stai sempre con le gambe incrociate? Guarda sì, che infatti quando Paolo mi alzo non so camminare per questa cosa. Sì, 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 sì. Non so camminare quando mi alzo post live. Ma non so te toccato. No. Anch'io le tengo sempre incrociate, ogni tanto alzo, poggio il piede sopra la sedia, tipo Light Yagami. Un Buddha, esatto. Tale sì, quale un Buddha. Allora ragazzi, ma... Sì, e si ricomincia a non trovare la roba qua, eh? Si fa la nottata. Fatta? Io devo giocare sì, Dreams aspettiamo dopo. Direttamente... No, no, gamba addormentata mai, perché... Come stava andando Dreams? Tra l'altro prima... Giocato perché c'è il demonio che mi colpisce col mal... Ma con l'armadio mi ha colpito! Ma con me? Vabbè, forse allora è qui. Aspetta che gli faccio la foto. Ma si è spostato un'intera libreria! Dov'era? Ma è qua, sì, è qua il demonio, è nel basement! Ma me... Ah, nel basement? Sì, ma... Quindi abbiamo trovato la scritta per sbaglio? Mi sa forse di sì, io quando no, prima ho sentito sì, una voce, però non so se ero io o che. E allora l'abbiamo sì, trovata per basement. Sbaglio. Andiamo, gatto, andiamo a salvare Karim. Qua stiamo guardando i culi e i piedi. È lì nel basement. Andiamo. Ho oh, uno fuori, vado fuori io, vado fuori io. Vai, io vado. È okay, qua! È qua! Ok, andiamo a trovare quindi, l'altra cosa. Ok, sono fuori, sono fuori, sono fuori, sono fuori, sono fuori. Aia, aia, no! Madonna, l'avevo trovata era io, però non mi sono reso conto. Please help. Era su un lato di uno stipite tipo... L'ho vista di sfuggire. Ah, ok, ma mannaggia, guarda. No, no, ragazzi, andiamo avanti. Voglio provare a vedere se riusciamo a finirlo ormai. Sì, sì, no, lo finiamo. Sì? Ci sono passato... Allora. Non mi sono proprio reso conto. Vabbè. Allora, ora ci conviene trovare... Come abbiamo fatto prima. Allora. Sì. Io vado... Sì, su, sì, sopra lì, no? Sì, sì. Ok, a posto, allora sto giù. E comunque, giusto per dire, veramente sono occhio super mega comodo. Che delle Skechers. Ho visto. Sono io, muoio. Non ti preoccupare, jumpscare, vai. Perfetto. Non sembra esserci. Please help. Please help. Ti prego. Ciao, lì sono. Please help. Ma sono troppo lento così. Non riesco a finire. Ti prego. Ave Maria, piena di grazia, piena di grazia. Oh Maria, para pa 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 pa. Signore oh, con te, con te. Mio era Sister Act, ma si vede che facevi il chirichetto, eh? Sì, io facevo il coro gospel proprio. Tutto da solo, facevano sì, tutte le voci. Mi hanno cacciato subito, quindi ne ho creato uno mio. Da solista. Io suonavo in chiesa da piccolo. Mi sembra che l'avessi raccontato, sì, sì, sai? Mi ricordo. Andavo a suonare in chiesa, poi ho perso il vizio. Allora. Peccato, magari diventavi il più bravo cantante di chiesa della storia dell'Italia. Ma non suonavo la chitarra, no? A cantare non è... Ah, no! Mi imbarazzano. Come imbarazzo? Sì, il canto non fa per me. Suonavi l'organo, no, l'organo è successo un'altra cosa. Non racconterò niente dell'organo, stai zitti. Ti sei seduto su un organo? No, non te lo racconto. Magari un giorno in privato ti mando un vocale.
ti vengo a trovare e mi racconti di persona che i telefoni sono tracciati. Ci spingono le Allora, state zitti. Avete capito in chat? Allora, dobbiamo trovare. Concentriamoci sulle cose importanti, ok? Ma se sta scema non si mette davanti, magari. Crocifisso. Sì, sì, sono la chitarra. Tanto in chi. Allora. Prova nel basement, intanto non ci sono regole. L'ho trovato, sono il mastro dei crocifissi. Guarda. Bravo. Bravo, sì. Mettila subito, così il gatto è libero. Crocifiggi questo. L'ho trovato. Chi sto io? L'ho trovato. Come? Allora, sto correndo. Grazie al fallo grande per i 22 mesi. Ah, come? Fallo grande ha fatto 22 mesi. I summon the Holy Lord! Ma è meglio così, Lisa, che non la sanno, non la riracconterò mai più quella storia. Io voglio sapere. Ma sei andato in chiesa e hai fatto piripi, no, non ve la racconto questa cosa. Però adesso no, mi la dici in privato, poi faccio una live solo per quello. No, live dai, speciale. dietro Lino, dietro. Allora, come vi sbrigate che sono qui. Ah, ok. Paura. Ale. Ok. Penetro. Andiamo a prenderci i succhi di frutta. Io ce l'ho un succo di frutta se vuoi. Curati subito. No, curati prima tu. Tieni. Ce n'è un altro? Già curato. Ah, ma sei un mastro. Un mastro cure. Ah. Allora, ragazzi, ma ci serve. Mamma mia, quante altre cose ci servono. Ce ne sono ancora un sacco, ma no. Ciao, secondo me, io voglio diventare Brad nella Le altre vita. Cose sono più facili, sai? Perché lo sacchiotto ce l'ha lì lei. Per me è roba addosso a lei, tipo. La collana. Ah, dici? Magari la dobbiamo fotografare per la casa e rubargliele ad addosso. È una roba del genere, sì. Ah, potrebbe comunque essere. Comunque le scritte sono sparite, fai. Alcune. No, sì. Tu fai in chiunque. Oh, no. La primissima nel basement è sparita. Mm. Grazie Luca per i 52 mesi. Vabbè, ritorniamo alla ricerca delle cose. La pubblicità della Kimba ha doppio senso? Perché? Dice bevi un caffè pigliatolo in culo? Che doppio senso è quello? Non è lo uno so solo. Ma vabbè, ne avuto dove in culo base. Effettivamente. Kimbo, perché a me mi piace. In culo. Quello? Esatto. Pigliate sto caffè. Non è doppio quello, è uno. Non lo so, non l'ho visto. Direi. Non è diretto visto. Di quello. È diretto in tutti i sensi. L'hai capita? Perché sì. È diretto. Com'era quella cosa con Gigi Proiettili? La Kimbo. A me piace. Lo so, non lo chiamo così. Lurken sì, era la Kimbo. Non la Kimbo. No, la caffè Kimbo. Andava. La Kimbo. C'era, Gigi Proiettili. Era un Modern Warfare 2. Esatto. Che girava con due espressi. Esatto. Spammone di merda. Guarda come vi sto letteralmente. Non ne parleremo in questa sede. Ci fai ridere con i morti. Ci fai ridere. Quando saremo soli. Però scusami. Allora stavamo tornando seri. Stavamo parlando appunto di un organo. Sì. Ne abbiamo tanti. In chiesa. No. Adesso ti conosco. Non è una storia per voi. Come? Oddio, no. Ha pisciato ha cagato da qualche parte. Sicuro, guarda, ha cagato nell'organo, il prete ha suonato e è uscita la merda dai tubi. Ma dai, ma Dennis la minaccia, cos'è? No, il team sleep in the house. Ragazzi, trovato. Uno fuori. E qui da me. Dove sei? Me ne vado sopra, basta, non mi fanno le domande, me ne vado, arrivederci. It's sleep in the house, fuori, siete fuori? Chi è uscito? Sì, sono fuori. Vai sopra la scala. Vado sopra la scala. La puttana di tua nonna! Ok, l'ho fatto. Ok, vabbè. Ma chi è sto stronzo qui con me? Karim, sei fuori? Sì, Karim è fuori. Ah, c'è scritto trova del teddy bear, bracelet e necklace. Ma non mancano le facce? Ma siete fuori? Sì, io sono fuori, sì. Ok, a posto, stai fuori, per l'amor di Dio. Sono fuori. Aspetta, mi ha tolto tutto. Ma c'è un demone gigante, gatto! Ma gatto, c'è un altro demone. Sotto. C'è un altro demone. Sotto, sono sopra. Allora, il pupazzo ce l'aveva qua e non lo posso raccogliere. Sua mamma, quella gran vaccona. Quindi ne ha spawnato un altro. Pensa che ma lei c'ha la faccia strappata adesso. Aspettate, scendo un secondo nel basement prima di morire. E guardi la live. Scendo nel basement. Bella, chi è? Il Kung Fu. Please help. Aspettate. Aspetto. Ehi, che fai pendenzivo? Sì. Giusto, allora. Però aspetta, devo tornare tutti.
Infatti, state facendo teorie per... Lake. Allora, però scusami, il teddy bear ce l'aveva lei? Sì, è probabile che... Infatti mo salgo sopra e vado a vedere. No, non glielo... Oh. Non me l'ha dato, ci ho provato a pigliarglielo. Allora, però questi oggetti credo possono avere un senso, ovvero magari sono nelle stanze, perché... Ma guarda, secondo me no, quindi all'occhio. Ok, va bene. Questo demone che ti faceva la trappetta sulle scale... Cosa mi faceva? Chi? La lei che è gatto... La trappetta non l'ho mai sentito. La trappetta è quando ti colpisce la gamba... La gamba che stai sollevando per farti cadere con la gamba d'appoggio, con un calcio. Ammazza, allora, chi è che è sopra? Che è pericolosissimo, ciao. Ok, ciao. Questo esce dalla casa, è finita. Allora, aspetta. Non esce dalla casa. Allora, mo mi curo un secondo io. Se esce dalla casa è finita, sì. Posso curarmi, però. E devo, perché non ho spazio, altrimenti. T'ho inculato, stronza. No, però è fortissimo. No. Però mi dovevo curare per forza, perché non avevo spazio nell'inventario. Cosa hai trovato? Rosari. Niente. Ah, no, ok. Però ho dovuto farlo preventivo. No, vabbè, ma un colpo toglie metà vita. Ma questa cosa è illegale. Tira dei ceffoni clamorosi. Ma non è che devi fare la foto al demone, gatto? No. Infatti. Non credo, ce lo direbbe. Vabbè, riprovaci, magari comunque si stanca. Però sono tre oggetti. Porca miseria, uno se ne troverà. Invece non si trova manco. Lo so che è lì con lei, ma non me lo fa prendere, eh. Magari è l'ultimo. Chat, dove sono questi oggetti? Non ce la faccio più. Vedi, lo sacchiotto, lei è qui, ma almeno posso toccare mica niente qua, sta signorina. Guarda come fanno le teorie, bravi, teorizzata, a me piace quando utilizzate il cervello. Bracelet, teddy bear, no, secondo me ha a che fare col piscio, con la merda o il vomito. Una di queste cose che a me Karim fa schifo. Esatto, infatti ce la riteniamo per noi. Please help. Sei morto? Sì. Posso dire che questa fase di gameplay è proprio una merda. La bacca! Più che altro è difficilissimo. Se non avessimo trovato l'exploit, non riuscivamo a andare avanti. Però l'exploit, cioè, come dici tu, in qualunque modo si dica, cioè, è un tizio che sta fermo ad aspettare. Poi Sì. Sto scendendo insieme al demone io. È un po' un casino, ma. Ma è vero, ma piccolini, non ci passiamo. Allora, vediamo un po'. Tu sei già stato nel basement, Lino? No. Vuoi sapere? Sì, voi sapete? Sì, vabbè, se era come sopra la porta del bagno e non abbiamo... Ah, ho trovato il braccialetto! Bravo, vallo a mettere. Ma secondo voi... Sì? Troviamo anche... E comunque contornato di rosso non si può non vedere. È che mi piaceva giocare anch'io, capito? Sto scherzando, andate voi che fate lo stream. No, ma... Senti, la cagliella. Stream o no, è comunque verificante questa cosa. Ormai. No, la secondo voi adesso... Dobbiamo fare di nuovo un giro... Cioè, metto giù il braccialetto e rifacciamo tutto? No, metti il bracciale. No, li ha elencati tutti e tre. Secondo me vanno trovati tutti e tre e basta. Anche lui se ne è accorto che era un po' troppo... Braccialetto messo. Invece no, vedi? Non ci credo. Bisogna farlo per ogni oggetto. Sì. Andiamoci a curare. Osteria. Tieni. Grazie. Avete le cure? Dove l'ho messo? No, Karim. Karim, che combina... Qua. Voglio... Avete le cure? E ne ho data una Linus. Mi curo anch'io allora. Vai, curatevi. Allora. Dov'era la scritta adesso? Non me lo ricordo più. Oh no. L'ho vista io. Io non ho paura di attivare sta roba. Cioè, paura, ma anche voglia di attivare questa. No, ma appena si attiva, qualcuno corra subito fuori. Sì, esatto, esatto. Io ho la macchina fotografica, faccio la foto e... È buona. Esatto. Oppure esco fuori io e se sono comodo, non è un problema. Sì, infatti. Tanto. Qua c'è il libro. La ragazza sì, è scarnificata. Ah, hai che figo. Peccato perché sono l'idea è bella. No, peccato ti prego. Sia una... Una rottura di cazzo. È realizzato malino, secondo me. In realtà, pensa da solo. Come cazzo fai? No, da solo per me o è nerfato. Ci sono tipo una croce, una... Sì. Ma guarda che mi ha fatto fatica anche con quello dei lupi, eh. Abbiamo dovuto chiamare Lino, ti ricordi? In due non ne uscivamo. È vero. Chi ha trovato? No! Io forse? In course by fire, sì. Oh merda, sì. Vado fuori io, eh. Sono io fuori. Fino tu non puoi, c'è la macchina fotografica. Aspetta, no, ce l'ho io. Devi flasharlo. Sono uscito. Ma fagli vedere il pistolino. Che cazzo è andato? Non lo vedo più.
Era qua. Lì non mi ha divieni molti organizzati. Sì. Ma pure struppiato, tra l'altro. Sta fermo. Dov'è andato, mo? Dai, che tanto lo trovate subito. Non sta fermo! Ma ragazzi, ma ha fatto okay, l'ho ucciso. Ragazzi, esce fuori anche. No, ma ha ucciso! Ragazzi, ma ha ucciso! Oh, siamo fuori, siamo fuori. Please help. Ma scusa, ma... Lino, entra, entra pure. Subito? Kerim, hai visto dove sono? Ero qua? No, io non ho visto. Sei niente, fuori? Sono fuori dall'altra parte io. Ah, e allora è Lino questo? Ero qua, ero. Ma porca puttana. Ok, dobbiamo entrare e vedere che cazzo. Io non ho neanche il rosario adesso. Sta giù. Oila! Subito t'ha ucciso. Please help. Ma cioè, ti sei curato lì, no? Cerchiamo di entrare, mi serviva il coso per curarmi, ma è spazzato. Vabbè, come trovate il teddy bear o il braccialetto? Hai trovato il braccialetto o la collana prima? La bracelet, mi pare. Ok. No, lo voglio trovare subito. Io vado a vedere per sopra. Il teddy bear. Io sono nel basement adesso. Se si toglie dai coglioni, vado a vedere sopra. Sì, io sono morto subito. Lino ha messo piedi dentro ed è morto. Ho visto. Sì, sì, ma infatti abbiamo giusto trovato il cittone. Perché sennò come cazzo fa? Perché tu dovresti friggerlo con la croce e non formarlo basta. Con. Cioè, dovrebbe andare via dopo un po' che la friggi. Come succedeva anche con i lupi. L'altro. Sì, però. Però i lupi erano nell'open world, era più facile. Qui è difficile. Sì. No, vabbè, è completamente sbagliato. Non se oltre, anzi, cerchiamo di finire. Ma manca poco, secondo me in un 10 minuti, sì. Un quarto d'ora. Se non citiamo sto cheat. No, il problema è. Un secondo. Ma guarda quanto è veloce. Vabbè. Infatti volevo uscire io. Perché volevo stare un po' fermo. È impossibile. Vieni, se esci ti curi, vado io dentro. Arrivo. Cioè, se non troviamo la roba è finita. È finita. Nel basement non dovrebbe, Karim. Però preparati, okay. Che appena entri mori, Sì, sì. Ma c'è il jumpscare anche? Sì, è un po' più incazzata, ma va bene, niente di dai, grave. Speriamo di trovarlo nel bagno, il braccialetto, vi prego. No, ma vai a vedere il peluche, Lino. No, curati intanto. Sì, ma vado a vedere il peluscione. Ok, si è andata via la croce. Cioè, voglio vedere se... Almeno un pochino riesco a esplorare prima di morire. È sopra il secondo piano, eh? Sono morto. L'ha detto, t'ho visto. No, non mi sto facendo vedere. Guarda, non mi fa niente. Sono morto. Bene. Bravissimo. No, vabbè. Please ma help. Droga, si sono scalate. Quando hanno fatto sto livello, scusatemi. Perché devono farli difficili. Che veloce. Sì, se no lo finisci, capito? Non vogliono. Devi soffrire. Ma in due avremmo perso, eh? No, era c'è impossibile. C'è stato uno sbuffo di fumo nella stanza dei bambini. Ma perché? Magari... no, perché il demone è veramente veloce, Lino. Ma veramente. Ma che cazzo? Che poi oggetti semplici, una collana di un... Mi è sembrato di vedere qualcosa all'ingresso. Adesso andiamo a controllare. Ma che paura fa? È qua fermo che mi guarda. Oh, madonna. Nacciosa siccione, mannaggia. Libreria. Dove libreria? Amici, date cose più. Dove? Più che altro. Dove ha sbuffato? Vado. Cioè, uno da solo deve cercare gli oggetti. Nella libreria dove ha sbuffato c'era qualcosa di interagibile. Ah, ragazzi, ma è il foglio. Mi sa quello che dite. Ma mi sa desideri in offerta, ma non so che cazzo sia. Sai che ultimamente me ne sono arrivati 50 foglio, in offerta. Foglio. No, è proprio Steam che spamma una certa. Vuole farti comprare? Sì. E io non so. Vabbè, che la mia serie sono 300 ormai. Giochi. Comunque, tutti insieme. Anche l'ho trovata, sai dove cazzo era la collana? Dove? Nella dov'è? Padella della cucina. Ma vaffanculo! Era intuibile, effettivamente. Era intuibile. Sì. Mannaggia. Ma male che sei illuminata da lontano. Perché sì, no, è al contorno rosso quella roba lì. Scendiamo giù e vediamo di trovare le cure. Mo' mezz'ora per scendere. For Warner, quello dell'Egitto. Ah, bellino, l'hanno aggiornato, carino, hanno detto. Sì. Ha aggiornato? Sì, hanno detto che l'hanno aggiornato un po' di volte, ma l'hanno scritto. Non so esattamente cosa, beh. Andiamo. Oh, buonanotte. No. Oh, nai. Oh, nai. No, il pupazzi praticamente ce l'ha lei.
Grazie a lei. Per i due mesi. No, ma vuoi, vuoi vedere che 100-100 ha fatto il modello col pupazzo, ma poi te ne fa trovare un altro? Io no. Mi denudo se è così. Io spero no. Non sia così rincoglionito ad aver fatto due modelli io spero, diversi. Io spero di no. Io spero. Però se tu noti nelle foto è il vero, modello c'ha sempre il pupazzo. Ah, tu l'hanno incollato, bro. Eh sì, ha creato il modello così e non ne ha fatto un altro senza. Quindi. Yeah. Sto per mettere 3, 2, 1, messo. Curatemi. Dai, 90%. Dai. We can non, do ho it. Non ho le cure purtroppo io. Io mi sono curato a fangulo. Ok. Adesso vai nel basement a vedere altra. Se ce n'è una, Karim. Sì. Sì, ora l'ho presa nel basement, quindi tra qualche minuto o anche già ora ce ne dovrebbe essere una. Era morto, mi sono curato. No, deve. Ah, l'hai presa un'altra. Tu per curarti. Sì, ah, sì, okay. Sì, 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 sì. Adesso andiamo a vedere se ce ne sono altre. Ah. C'è nel basement e qua. Lino, porto, c'è un Karim. Gioco che io vorrei fare insieme, tutti insieme. Mm-hmm. Che mi è venuto in mente ieri. Anzi, un altro gioco che magari puoi provare per le tue live, per le serie, anche da mollare subito. Sì. Il gioco da mollare subito è Zombie, quello che era per Wii U e poi mamma però mia. È arrivato per PC. No, è che carino. Abbiamo... Sì, però guarda che è una rottura di cazzo Zombie, Sì, era così. È abbastanza rottura. Ci ho provato io anche su PC. Ho trovato la scritta. L'idea. Dice il cuore della casa. Ma no, Pasquale. The Heart of the House. Io devo comprare la Wii, cazzo, in realtà. Focolare? No, no, c'è per PC lì, no? No, ma per Wii con... ce l'hai il motion Wii U, control? No, Wii U, Wii U. Ah, Wii U, ah, ok, ok. C'è comunque il motion control, però è un'altra roba. Sì, è una merda. Che è fuori? Che... Ragazzi, Karim, ma si è caputato la stanza, però adesso non vuoi sapere gli altri. Vai fuori anche tu, che così siete in sì, due sì, safe. Sì, sì, sì. Dicevi? Il gioco che vorrei fare tutti in gruppo di nuovo, perché da un po' che non lo facciamo in tanti, è Flashing Lights. È quel gioco dove tu puoi fare o il poliziotto, o il pompiere, mamma o mia, il medico. Sì, quanto ci siamo era oddio, bellissimo, ho cazzo. Capito. Però dobbiamo rifare anche quello che Guardi e Ladri che abbiamo fatto quella sera lì, che ci siamo divertiti come delle merde. Ah, è vero, sì, con la community quello. Sì. Quello del cavallo. Aspetta, ma il cuore della casa quale dovrebbe essere qua? È The Heart of the House. Di solito è il salotto il cuore della casa. Non c'è niente. O l'ingresso. C'è un cazzo. Vabbè, no, ma due, perché sei... Perché... Ah no, ma ha cacciato. Ma ha cacciato, cazzo. Detto vattene. Bisogna fare le foto, adesso. Sì, sì, infatti c'è la macchina fotografica. State fuori, che sta... Ma the il divano. Heart of the House è la cucina. Scusa, ma il divano? La cucina, anche. Ragazzi, il divano qui. E l'ho detto che è sotto sopra la casa. Sì, no, è tutto spostato ormai. Sì, è tutto incasinata la casa. La cucina... Comunque... Non c'è un cazzo in cucina. Fasmofobia, raga, dopo due minuti. Non è il caminetto, il caminetto è a noi non funziona. E la puttana dove l'è? L'ha trovato. Chissà, sparando. Sento la statica del cellulare, che è successo? Ti stanno telefonando? Un SMS? Sì, Marti. Ho fatto in teoria. Gli FPS sono calati solo a me o cosa? No, anche a me. Anche a me sono calati tantissimo. C'è un che rimane ragione, non mi fa raccogliere il suo coso. Visto, lo sapevo che ha fatto il modello col pupazzo. Ma vai lì, non stai fuori tu? Vai anche tu, vai. Vado. No, no, vai. Mi sono morto. Bravo. Chat, aprite gli occhi. Grazie, per 7 mesi. Matrix dobbiamo fare. Sicuramente nel basement. L'ho trovato. L'hai trovato? Sì, a fangula. Sta arrivando il demone. Non mi fa niente il demone, sono io un demone ora. Perché c'è il peluche. Dov'è la stanza della signorina? È di sopra. Ma l'hai menata! Ma è stato un caso, è successo? No, ma ti ha ucciso, no? No, 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 non mi ha ucciso, mi sono persa. Ma dalla mia visuale l'hai tirato un cazzottone in faccia. No, ragazzi, dov'è la stanza Lino di è questa qua. Bastarda? Lino è qua, dove sei? Siamo entrati 50.000 volte. Ho capito, non mi ricordo manco dove è casa mia. Daghine. Ecco qua. Okay. Ok, fatto. E mo? Arrivo anch'io, voglio venire anch'io, Certo. E vieni anche tu. Tanto non niente. Serve. E io sono fuori. Ah, a posto? Bello. Così? Abbiamo ma che è successo? La maschera. Ma è peggiorata poi. Lord, hear our prayers. La mamma giova più giovane di lei. She's a child of che begli orecchini, ne voglio anch'io. Dai, falla sollevare dal letto, ti prego. No, adesso non più. You, Lord. Ma è sotto il letto, in piedi? È trovato nel letto. L'hanno arrestato. Aveva veramente freddo. Era ammanettata. Ma questo è il la prima può mappa, essere questo il finale, ti prego. No, ti prego. No, bellissimo, bellissimo. Madonna, che 10 ore di gameplay per 5 secondi di merda di cinematic clippata. Ma per ti me prego. È il gioco più bello che abbiamo mai giocato. No, ti prego. Io lo chiudo, non lo voglio mai più. Non è bello. Allora, prossima mappa, l'aspetto.
Ti aspetto. Sono un po' triste, posso dire. Madonna, sono triste. Che finale di pelle. Ma almeno fare un rituale, qualcosa, colpirla in testa con i crocifissi. A martellate. No. Ma sì. Infatti, magari niente, tutti e tre con la croce che la friggevamo. Come capito, fare un piccolo quick time event giusto per farci giocare. Mica la cinematica con lei clippata nel letto. Ma cos'è? Due ore abbiamo fatto, eh? Proprio due ore ci volevo. E non abbiamo mai fatto game over. Quindi è proprio. Pensa se morivamo. Ma guarda, no, al tabavo la live la chiudevo proprio. Bello, bello. Come vi sentite ora post vittoria? Sono triste perché... Beh. Sì, perché almeno mi aspettavo un piccolo finale in più, non so, qualcosa. Sì, anch'io mi aspettavo qualche balletto in più, qualche carambata. Hanno parlato mezz'ora e è uscita solo una linea di sottotitoli, neanche tutti. Chrysler. No, infatti, ho detto... Vicente, è finita, belli. Tutti vissero una bella felice vita. Dai, è un bel finale. In realtà, una bella felice vita tutti. Ha cambiato quattro facce lei. Sì, sì, ci sta. Dai, è stato bello. Mi sono molto divertito. Anch'io. Ragazzi, io vi saluto. Ragazzi. Vi saluto, vabbè, vi mando da Lino subito così, senza rotture. Vai, salutali questa volta. Sì, vi saluto. L'altra volta stavo salutando... Ma cioè, non ho fatto in tempo a salutare, ora hai dato prima, ho chiuso la live, ho premuto tutti i tasti senza pensarci. Bravo. Comunque, grazie a tutti per Sab e Sab, la compagnia, grazie a Lino, grazie a Karim. Noi ci vediamo ciao, domani mattina con Build, no perché non è ancora uscito, vaffanculo. E quindi, è stato bello. Bello. Grazie a Karim e a Gattoni e alle varie chat, noi ci sentiamo presto. Ciao.